Buongiorno a tutti e benvenuti al convegno Scopri Talento che organizziamo a chiusura di un progetto finanziato dal Ministero, un piano di orientamento e tutorato al quale hanno preso parte l'Università di Torino unitamente ad altri partner che quest'oggi insieme a noi presenteranno le attività che sono state portate avanti. Qui con me in studio, trasmettiamo dalla Scuola di Amministrazione Aziendale, sono presenti a fianco a me la professoressa Francesca Culasso, direttrice del Dipartimento di Management dell'Università degli Studi di Torino, e il dottor Davide Carignato, che è il direttore della Scuola di Amministrazione Aziendale, che sono i due, diciamo, partner che hanno dato avvio assieme all'Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, insieme alla Città Metropolitana, insieme al Dipartimento di Filosofia ed Educazione dell'Università di Studi di Torino, questo progetto che ormai ha una storia quasi quindicennale e che con oggi portiamo, diciamo così, un po' più a conoscenza di tutti. Io passerei la parola alla professoressa Francesca Spolasso per il suo indirizzo di saluto istituzionale. Grazie Cristian, buongiorno a tutti, insomma, davvero con grande piacere che siamo qui presenti oggi per raccontare e diffondere diciamo, i principi base e poi i risultati che con questo importante progetto Scopritalento siamo riusciti a portare a casa nonostante in qualche modo le difficoltà che abbiamo dovuto affrontare, che tutti abbiamo dovuto affrontare, ma anche il progetto ne ha risentito, legate per l'appunto alla pandemia. Noi siamo particolarmente orgogliosi, come Dipartimento di Management, di aver avuto l'opportunità di raccogliere, quella che è stata un'esperienza decennale, perlomeno, correggetemi, se sbaglio. Questo progetto parte nel 2008 presso la Scuola di Amministrazione Aziendale, come spesso accade per iniziativa di alcuni colleghi illuminati, li definirei in questo modo, che avevano intravisto una grande opportunità nel ripensare all'orientamento e poi coerentemente al tutorato in un'ottica che non fosse esclusivamente di tipo informativo, quindi informare i giovani e le giovani studentesse delle scuole superiori circa le opportunità offerte dai corsi di laurea universitari, nello specifico quelli in ambito economico aziendale, ma un orientamento di tipo motivazionale, quindi certamente più impegnativo e soprattutto fatto in team, in squadra con da una parte gli istituti scolastici e dall'altra parte con il mondo delle imprese, evidentemente, per cercare di far comprendere a studentesse e studenti quali fossero e quali siano le loro motivazioni personali rispetto a certe professioni e a certe competenze che i percorsi di studio permettono loro di sviluppare, che però a quell'età lì spesso e volentieri sono completamente ignoti. Quindi davvero il Dipartimento è onorato di aver ereditato questo progetto e la nostra ambizione è quella di dimostrarne la scalabilità dei principi fondanti. Perché siamo assolutamente convinti che questa metodologia possa essere estesa ad altre realtà che operino in ambito economico aziendale, quindi università, atenei, dipartimenti che abbiano uno stretto legame con il mondo delle imprese, ma non soltanto, sia a livello nazionale, quindi in tutto il nostro paese, ma anche a livello internazionale, perché siamo convinti che davvero i principi che stanno alla base di questa metodologia siano assolutamente originali, ancora oggi innovativi, nonostante sia passati più di 10 anni, e pertanto siamo veramente molto lieti che oggi si abbia finalmente l'occasione per raccontare a tutti la consistenza di questo progetto. Per cui benvenuti a questo nostro convegno e ridò la parola a Cristian Reiner. Grazie Francesca. Come
Come dicevo, siamo nei locali della Scuola di Amministrazione Aziendale, dove si tiene il corso di studio triennale di management dell'informazione e della comunicazione aziendale, i cui studenti sono degli attori di questo progetto. Infatti hanno un ruolo attivo nei laboratori che poi presenteremo a breve, e quindi passerei la parola al direttore della Scuola di Amministrazione Aziendale, che ci ospita per il suo indirizzo di saluto. Buongiorno a tutti, eccomi. La Scuola di Amministrazione Aziendale, due parole, è nata nel 1957, è stata una delle primissime business school sorte in Italia. All'inizio era una struttura totalmente privatistica, si chiamava in realtà Scuola di Amministrazione Industriale, era nata su idea delle più importanti aziende che operavano sul territorio qui piemontese. Allora avevamo tantissime grandi imprese, oggi forse il sistema economico è più caratterizzato da PMI e da qualche eccezione un po' grande, ma era una struttura nata proprio per formare i manager che dovevano andare a operare all'interno di queste realtà. Col tempo l'Università degli Studi di Torino ha sempre più collaborato e alla fine anche, posso usare questo termine, ha inglobato la Scuola di Amministrazione Aziendale all'interno della sua realtà e oggi la controlla, coordina e dirige. Noi realizziamo proprio per conto dell'Università degli Studi di Torino, diamo un supporto nella realizzazione di 5 corsi di laurea e di alcuni master, e poi però abbiamo anche come mandato dell'Ateneo quello di realizzare tutta una serie di attività nel sistema socio-economico territoriale, che realizziamo direi abbastanza bene. Collaboriamo moltissimo con i docenti dell'università, ma per realizzare queste attività spesso andiamo così a realizzare collaborazioni con manager, tecnici, dirigenti di impresa che operano sul territorio. Abbiamo alcune realtà come il Master in Business Administration, che è molto molto apprezzato, sta avendo uno sviluppo veramente importante, ma non voglio fare pubblicità adesso sul nostro prodotto, ma funziona molto molto bene perché c'è questa grande sinergia tra accademia e sistema economico, e collaborare insieme porta dei risultati estremamente importanti anche in termini di employability, quindi di facilità di acquisizione di competenze da parte degli studenti per poter operare sul territorio. Un progetto particolarmente importante è stato proprio Scopritalento, sviluppato, come diceva prima la professoressa Culasso, su un'idea che era nata all'interno del dipartimento e diciamo sa in questo caso ha realizzato proprio quello che era il suo compito, ha supportato la costruzione di questo progetto e l'ha reso fruibile all'interno di alcune strutture didattiche all'interno dell'area metropolitana di Torino. I ragazzi, ma ve lo racconteranno dopo, si sono, come dire, autoimprenditorializzati, sono diventati loro stessi dei giovani imprenditori che sono andati presso queste realtà a svolgere con entusiasmo ma anche con grande professionalità tutta una serie di attività, supportati sempre da tutor che erano sia del dipartimento sia ingaggiati direttamente da SAI, quindi tecnici. Devo dire che l'entusiasmo che ho visto nei ragazzi, la premiazione di tutta una serie di progetti, l'applicazione di alcuni di questi progetti proprio pratica in alcune aziende ci ha reso particolarmente contenti, soddisfatti di aver realizzato, di star realizzando, perché non è concluso questo progetto, anzi, di realizzare un progetto che serve effettivamente a tutti. È un progetto win-win, gli studenti sono contenti, gli studenti delle scuole superiori realizzano un progetto e cominciano a responsabilizzarsi, le imprese a volte sviluppano delle attività nuove, dei progetti che nascono da una visione diversa che arriva dai ragazzi che hanno un pensiero laterale magari differente.
niente, concludo, forse sono stato un po' lungo, spero non troppo, Christian, niente, sono veramente onorato oggi di essere a questo tavolo perché è un progetto veramente importante. Grazie Davide, come è stato detto il progetto ha una sua storia, è nato nel 2008 e nel 2017 è stato oggetto, diciamo, di una convenzione tra gli attori del territorio che prendono parte a questo progetto. In particolare la città metropolitana ha avuto un ruolo, diciamo, fondamentale nella gestione delle varie fasi. E allora passerei la parola alla dottoressa Tarchi, che è la dirigente della direzione istruzione, welfare e territorio, per il suo indirizzo di saluto. Io intervengo per portare il saluto della città metropolitana. Io sono una figura tecnica, ma come sapete in questo momento, a seguito dell'elezione del sindaco e del consiglio della città di Torino, anche la città metropolitana ha cambiato, diciamo, la direzione, ma non ha ancora dei consiglieri delegati. Quindi in questo momento io, ecco, porto questo saluto per tutto l'ente. Io ricordo che la città metropolitana all'epoca era ancora la provincia, insomma, ha subito parecchie modifiche da quando è nato il progetto Scopritalento, ma ha creduto fin dall'inizio nel progetto Scopritalento, nato nel 2008, grazie all'impegno, all'entusiasmo e alla passione del dottor Giorgio Gallo, e via via nel tempo di numerose collaborazioni, sempre in linea con l'innovativa tecnica di insegnamento e apprendimento, sostenendolo dai suoi primi passi, dalla fase di ideazione. Quello che per noi ha fatto fin da subito la differenza è costituito dai maggiori punti di forza del progetto: la componente studentesca protagonista, il personale docente in un nuovo ruolo di coach, ovvero la metodologia didattica attiva Scopri Talento e di conseguenza l'orientamento. L'università, cerniera tra mondo della scuola e mondo del lavoro, con una triangolazione concretizzata attraverso studentesse e studenti universitari, i tutor SAA, formati per dare supporto e facilitare le relazioni tra tutte le persone coinvolte nel progetto, le classi, il personale docente, gli esperti della SAA e le aziende. L'esperienza dà loro l'opportunità di mettersi in gioco, facilitando la comprensione delle proprie capacità e competenze sulle quali investire per il futuro corso di studio lavorativo. Nel tempo i feedback della compagine studentesca, del personale docente e delle aziende sono stati costantemente molto positivi, per cui abbiamo garantito al progetto un supporto continuo. Emerge che la partecipazione è vissuta come un'esperienza forte, con ricadute positive a livello personale e a livello di gruppo, impossibili da conseguire durante le lezioni tradizionali. Le attività di Scopritalento sono state molto apprezzate anche dai docenti, in particolare per il lavoro di gruppo che implica collaborazione e confronto con gli altri in analogia ai team aziendali. Per concludere, ricordo solo che purtroppo, a mio parere, le deleghe relative all'orientamento che erano state confermate nel 2015, quando la provincia si è trasformata in città metropolitana, allora la legge regionale 23 del 2015 confermò questa delega in capo alla città metropolitana, purtroppo lo scorso anno con la legge regionale 15 del 2020 la regione Piemonte si è ripresa le materie dell'orientamento e della formazione professionale, che quindi viene riallocata in capo alla regione Piemonte, disponendo che la città metropolitana mantenga la delega e la titolarità fino alla conclusione dei procedimenti connessi delle attività in essere. Quindi questa edizione purtroppo sarà l'ultima che vedrà come partner la città metropolitana, e per il futuro la competenza dovrà passare, salvo modifica, alla regione Piemonte. Io a questo punto auguro buon lavoro a tutti e vi ringrazio. Buongiorno. Grazie dottoressa Tarchi. L'auspicio è comunque quello che si possa trovare un modo per continuare a collaborare con le persone che in questi anni hanno svolto un ruolo fondamentale per la buona riuscita del progetto. In particolare permettetemi di ringraziare due persone che sono
che hanno partecipato e con i quali c'è stata una intensa collaborazione, la dottoressa da Milano, la dottoressa Tomatis, rispettivamente la città metropolitana dell'ufficio scolastico regionale, e inoltre il dottor Gallo, che è stato, diciamo, la persona che in questi anni, lato scuola di amministrazione aziendale, è stato l'anima e il motore del progetto, che ha dato una spinta e una forza affinché potessimo arrivare ai risultati che oggi vi presentiamo. Ma entriamo a questo punto nel merito di quello che è il progetto Scopritalento, quindi cominciamo con le varie, i vari interventi di presentazione. Io saluto le università che sono collegate a terremoto, l'Università del Piemonte Orientale, l'Università degli Studi del Molise, l'Università degli Studi di Genova, l'Università di Salerno e l'Università degli Studi di Catanzaro, a cui passeremo poi la parola per le loro presentazioni. Ma cominciamo con il progetto gestito dall'Ateneo Torinese. Qui con me al tavolo sono presenti i relatori che presenteranno i vari step del progetto. Alla mia sinistra professoressa Giorgia Tollis, che è una docente del corso di studio in management dell'informazione e della comunicazione aziendale e che da quest'anno coordina le attività del progetto nell'Ateneo Torinese, la dottoressa Valentina Garrubba, che ha un ruolo specifico nei laboratori che vengono portati avanti con le scuole, e il dottor Francesco Mancuso, anch'egli un collega che è responsabile di laboratori con le scuole. Alla mia destra sono presenti la professoressa Maria Grazia Turri e il professor Alberto Parola, che presenteranno il prodotto che riassume tutto questo progetto, un bellissimo libro che hanno da poco ultimato e che vi presenteranno nel loro intervento. Io passerei la parola a questo punto alla professoressa Giorgia Tollis per introdurre quello che è il progetto portato avanti dall'Ateneo Torinese. A te Giorgia. Ok, grazie. Buongiorno a tutti. Mi sentite così? Sì. Ok, buongiorno a tutti. Il nostro intervento di oggi si focalizza su questo trinomio vincente per noi, che è università, scuole e mondo del lavoro. Brevemente un'anticipazione di cosa tratteremo, appunto il perché questo sia un trinomio vincente, anche se è stato già ampiamente anticipato prima dal dottor Caregnato e dalla dottoressa Tarchi. Innovazione e sperimentazione. Il nostro intervento si basa su queste due parole chiave del progetto e ora vedremo in che senso. Nello specifico vedremo quali sono gli elementi di innovazione del progetto, quali sono gli elementi di innovazione specifici dei tre laboratori e poi perché parliamo di sperimentazione nonostante siano anni che il progetto è in essere. Perché è un trinomio vincente? L'abbiamo già detto, non perderò troppo tempo su questo. È un trinomio vincente perché risponde alle esigenze dei percorsi per le competenze trasversali e di orientamento. È vantaggioso per tutti e tre gli attori di questo trinomio, appunto. Per le scuole, per gli studenti e le studentesse delle scuole, che entrano per la prima volta in contatto con il mondo del lavoro attraverso dei progetti che però sono alla loro portata. Si avvicinano al mondo universitario attraverso l'apprendimento tra pari con gli studenti universitari. Hanno l'opportunità di orientarsi, quindi vedremo che il progetto prevede tutta una serie di attività funzionali all'orientamento in uscita di questi ragazzi verso la professione e o verso l'università. È un trinomio vincente anche per le aziende, per il mondo del lavoro. Perché? Perché hanno la possibilità di avere un collegamento diretto con i giovani, appunto, prossimi all'entrata del lavoro,
ma e quindi rappresentano parte attiva nel ridurre il divario che c'è tra sistema scolastico e mondo del lavoro, avvicinando la formazione alle competenze professionali richieste dalla realtà economico-produttiva. È un trinomio vantaggioso per i tutor universitari, per gli studenti universitari, perché possono mettere in pratica quanto studiato nel caso di corsi di studi relativi al mondo delle imprese, hanno la possibilità di sviluppare tutta una serie di competenze che poi serviranno nel mondo del lavoro, quindi hanno l'opportunità di destreggiarsi nella gestione di un team, devono rispettare i tempi, devono gestire rischi, raggiungere obiettivi, quindi tutta una serie di competenze importantissime per il mondo del lavoro. Non ultime le competenze trasversali che attraverso tutti e tre i laboratori e in particolare obiettivo lavoro dell'ultimo anno vengono in qualche modo sviluppate, implementate, fatte riconoscere da parte degli studenti. Che cos'è questo progetto? Un po' velocemente una cronistoria. Nel 2015, con la legge 107, la riforma della buona scuola rende obbligatoria l'alternanza scuola-lavoro. Quindi le scuole si mettono in atto, lo sapete meglio di me, per proporre questi progetti di alternanza scuola-lavoro che nella maggior parte dei casi erano finalizzati alla fine a far fare un vero e proprio tirocinio a questi ragazzi. Si è andate avanti per un po' di anni e si è visto che c'era la necessità di cambiare. Nel 2019, legge 145, l'alternanza scuola-lavoro viene ridenominata e quindi riformulata e diventa percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento. Ma guardate un po', Scopri Talento nasce nel 2007. Grazie, lo ripeto, ci tengo a ripeterlo, al duro lavoro e all'entusiasmo del dottor Giorgio Gallo. Nasce nel 2007, quindi 12 anni prima nasce già come un percorso, perché è previsto che inizi nel terzo anno delle scuole secondarie di secondo grado e poi prosegua nei due anni successivi. Per le competenze trasversali, perché da subito mira a sviluppare le competenze trasversali, e per l'orientamento, perché è un progetto prima di tutto di orientamento che serva a dare un po' la strada a questi ragazzi, a orientare questi ragazzi. Nel 2020, pandemia Covid, una tragedia per tutti, sotto tutti i punti di vista, ma nel 2021 siamo ancora qui e sfruttiamo il buono di quanto è successo. Siamo antifragili, resilienti, e quindi siamo qui oggi a fare un convegno online, qualcosa che due anni fa probabilmente era impensabile. E oggi siamo qui tutti riuniti grazie alla tecnologia, perché siamo diventati tutti, per forza di cose, però più tecnologici, più digitali. Il nostro intervento si basa su queste due parole chiave: innovazione e sperimentazione. Iniziamo dall'innovazione, perché siamo innovativi. Abbiamo riprogettato i tre laboratori in funzione delle esigenze dei quattro stakeholder di progetto. Per noi i quattro stakeholder di progetto sono le aziende e i professionisti, quindi il mondo del lavoro, studenti e studentesse delle scuole in primis, i docenti e i tutor universitari. Quindi quando abbiamo iniziato a lavorare a questa nuova edizione del progetto, come prime cose abbiamo avuto tutta una serie di incontri e di colloqui con questi quattro stakeholder per capire le loro esigenze, e sulla base di questo abbiamo riprogettato i tre laboratori, come vedremo tra poco. Il manuale operativo è stato finalmente riformulato e customizzato, personalizzato, in funzione appunto di questi quattro stakeholder. Quindi le aziende hanno il loro manuale operativo, gli studenti delle scuole, gli studenti e le studentesse delle scuole hanno il loro, i docenti hanno il loro e i tutor universitari hanno il loro manuale. Questo è un passaggio che forse detto così non riesce a trasmettere tutto il lavoro che c'è stato, ma vi assicuro che c'è stato un lavorone, e questo è sempre stato uno degli obiettivi del progetto, il fatto di riuscire a trovare un manuale che sia efficace e immediatamente utilizzabile da tutti i protagonisti del progetto.
Per i manuali sono stati fatti per tutti e quattro i manuali due versioni. Una eco-friendly, cioè una versione digitalizzata e quindi con una bella grafica, dove è consultabile quindi online. E una versione stampabile dyslexia friendly, che quindi rispetta le norme per abbattere le barriere comunicative. Sì, no, c'è un altro termine, chiedo scusa, mi sfugge in questo momento. Comunque sono scritti con un font particolare che si chiama Easy Reading e che agevola la lettura per le persone con qualsiasi stile cognitivo. Non riesco a leggere. Due versioni proposte per il progetto. Ok, sulla base delle esigenze delle scuole, dei tempi in cui le scuole potevano lavorare a questi progetti, abbiamo ideato due versioni, una chiamata Lean e una Full, quindi una versione integrale. Quella integrale è quella che c'è sempre stata e che quindi dura da ottobre-novembre fino ad aprile-maggio, e una versione Lean che si conclude a dicembre. Abbiamo creato un sito web, poi se avrete piacere vi daremo il link così potrete vedere intanto la landing page, e dei gadget per i partecipanti funzionali al progetto, quindi dei block notes, delle penne e delle chiavette USB utili per gli studenti in particolare. Stiamo progettando una campagna di comunicazione social e un relativo piano editoriale strutturato, quindi partiremo con una campagna strutturata che durerà poi per tutto l'anno. Abbiamo coprogettato le attività con i docenti delle scuole, quindi abbiamo avuto dei colloqui con i singoli docenti e per ogni esigenza del singolo istituto, della singola classe, abbiamo progettato un laboratorio ad hoc. Abbiamo progettato dei laboratori che valorizzassero le competenze specifiche dei percorsi di studi delle classi, di questo ci parlerà dopo in modo più approfondito Francesco Mancuso. A proposito di innovazione, un altro elemento innovativo di questo progetto è la realizzazione di un libro. E a questo proposito lascio la parola ai colleghi Maria Grazia Turri e Alberto Parola. Grazie Giorgia. Buongiorno a tutti. Alberto e io siamo davvero molto contenti di presentarvi il risultato tangibile del lavoro che più o meno credo ci abbia coinvolto un anno e mezzo e che andrà in libreria nell'arco di una decina di giorni, quindi lo presentiamo proprio a ridosso della sua uscita in libreria. Invertiamo, nel senso che la presentazione generale del libro abbiamo pensato che la facessi io solo perché il libro è strutturato in un modo in cui la prima parte è una parte che è stata scritta da me, quindi abbiamo deciso un po' di rispettare la struttura del testo. Allora, quello che ci sentiamo un po' di sottolineare a tutti è le ragioni del libro. Contrariamente a quello che sovente succede in ambito universitario, non è che c'erano delle teorie e poi scopri talento e le applicate. In realtà, professor Parola e io ci siamo resi conto nella consuetudinarietà che abbiamo avuto con questo progetto negli anni che era proprio l'esperimento che veniva attuato che era degno di essere oggetto di un libro, che non è una dimensione consueta l'idea che un progetto universitario diventi davvero un testo di diffusione per tutti, perché questo esperimento incarnava quello che noi teoricamente stavamo studiando, io in ambito neuroscientifico e professor Parola per quello che riguarda la scienza dell'educazione e tutti i contenuti, la metodologia e i contenuti innovativi che emergevano all'interno della facoltà di scienza dell'educazione. Come poi vedrete, c'è una presentazione di questo testo. La presentazione di questo testo è fatta dal professor Walter Cantino. C'è una ragione specifica, perché l'idea originaria
è proprio stata di Scopritalento, non del libro, è stata quella del professor Cantino. Non è un caso che l'esperimento nasca nel 2008, perché sono gli anni nei quali veniva ancora più marcatamente di oggi sottolineato questo incapacità di collaborazione, inadeguatezza della relazione tra mondo della scuola, mondo universitario e mondo del lavoro. In particolare dal mondo imprenditoriale per diversi anni è stato sottolineato il fatto che la preparazione sia per quanto riguarda le competenze specifiche, sia per quanto riguarda le competenze relazionali, le cosiddette soft skill, non erano adeguate per quello che il mondo del lavoro richiedeva. Quindi l'idea che emerse da parte del professor Cantino fu quella di dire proviamo a dare una risposta in questa direzione, e affidò il compito al dottor Giorgio Gallo, che, come vedrete dal testo, ha curato la parte diciamo di quelle che erano alcune, per dare un'idea, ne abbiamo inserite solo alcune, di quelle che sono state negli anni le strumentazioni utilizzate. C'è una ragione di questo titolo, Legami Vitali. La ragione è che l'intera dinamica relazionale fra scuola, università e impresa ha tentato, proprio in termini metodologici, di innestare una componente, la componente reciproca fiduciaria. Io l'analizzo sul piano delle neuroscienze, che vuol dire, in termini di comportamento, compreso il comportamento linguistico, creare delle modalità fiduciarie vuol dire inserire e generare quello che oggi si chiama, all'interno dell'embodied cognition, cioè della capacità cognitiva che ha il nostro corpo, di stimolare ad esempio un particolare neurotrasmettitore che è l'ossitocina, che quindi genera tra le persone la capacità collaborativa più che una capacità competitiva, anzi è antitetica alla capacità, alla dimensione competitiva. Quindi abbiamo pensato, da un lato, che di sottolineare l'idea del valore di questo legame, dall'altro del fatto che questo legame è vitale. Se pensiamo che, ad esempio, questo neurotrasmettitore appena da me richiamato è il neurotrasmettitore che è molto potente nella relazione madre-bambino, è la relazione, cioè è il neurotrasmettitore che genera la modalità fondamentalmente amicale fra le persone. Quindi il progetto l'abbiamo considerato, dal mio punto di vista ad esempio, poi Alberto parlerà, diciamo, con la sua ottica, è un progetto che ha innestato una metodologia che oggi ad esempio viene fortemente richiesta come capacità all'interno delle imprese, ma non solo, anche all'interno di progetti che vedono il coinvolgimento di più soggetti all'interno della scuola. Quindi si è teso a sottolineare nel testo davvero lo sviluppo che metodologie di questo genere producono sulla plasticità cerebrale, in particolare nella componente adolescenziale, le scuole coinvolte, e il fatto che questo produce delle personalità proprio di un certo tipo. Quindi il passaggio è stato che questo esperimento dall'insegnare diventava a tutti gli effetti un processo di educare. Esistono anche, diciamo, in termini di letteratura, pensiamo al libro recente di un anno e mezzo fa del professor De Anne Francese, neuroscienziato, che si intitola proprio Imparare. Questo testo sottolinea molti, pur non conoscendo l'esperimento di Scopritalento, sottolinea moltissimi elementi di validità sul piano proprio di quello che è la conformazione di crescita delle persone all'interno del mondo scolastico, ma potrebbe essere esteso anche ad ambienti fuori dal mondo scolastico. Il secondo elemento che mi sembra corretto sottolineare è che l'esperimento ha in molti casi aiutato all'utilizzo, allo sviluppo di una componente importante, che è una dotazione specifica di tutti gli esseri umani.
non molto nota, perché anche gli esperimenti in ambito neuroscientifico sono degli ultimi 6-7 anni, che è il default mode network, che è una delle, cioè l'idea, il fatto che quando noi percepiamo l'esterno non riusciamo a percepire il nostro interno, ma la percezione del nostro interno invece produce forti elementi di creatività. E la metodologia di Scopritalento è quella di andare incontro alla scoperta individuale delle proprie, diciamo, predisposizioni, dei propri talenti, e di andare a costituirla e a formarsi, a farla emergere, soprattutto attraverso un processo riflessivo su se stessi. Pensiamo che Scopritalento, ad esempio, chiede alla fine di costruire dei report su quello che le persone hanno vissuto e su quello che hanno trovato di benefici o difetti, cioè possibilità del miglioramento in questo senso vitale, biologicamente vitale, sviluppo. Direi che passerei molto rapidamente la parola ad Alberto. Staremo delle ore a sentirti, ma il tempo è tiranno. Sapevo che era un po' lungo. Intanto ringrazio chi mi ha invitato all'ora per fare questo lavoro di riflessione e di pratica, anche perché quando parliamo di scuola e di università e anche mondo del lavoro è chiaro che abbiamo a che fare con l'apprendimento. Nel libro abbiamo due aspetti che vengono considerati, non dico più gli unici che potevamo ovviamente analizzare, ma abbiamo fatto delle scelte naturalmente, il libro è già comunque corposo. Il primo è l'aspetto legato all'apprendimento trasformativo, ovvero tutto ciò che noi apprendiamo serve appunto per una riflessione legata al sé, ma anche all'approccio che tu hai con il mondo. E tutte le volte che apprendi, soprattutto comprendi ciò che apprendi, ti trasformi, non sei più lo stesso, no? Non è solo una questione filosofica, è anche una questione estremamente pratica. Abbiamo visto negli anni, nel mondo edu, quanto sia importante apprendere e soprattutto pensare all'apprendimento non come un percorso lineare, ma come un percorso ricorsivo. Questo è un altro aspetto a cui teniamo moltissimo. Dal punto di vista di come ragionare sulle competenze, perché poi di fatto l'apprendimento deve andare verso le competenze, sappiamo che nei precedenti 10 anni non abbiamo visto una trasformazione evidente. Abbiamo fatto tante sperimentazioni a scuola. Siamo sulla strada giusta, però l'educazione richiede lentezza e questo mondo sta accelerando moltissimo, quindi questo è un altro problema importante, ma sappiamo che le cose si possono fare. Ad esempio, pensare alla competenza come categoria di pensiero. Noi conosciamo molto bene il pensiero creativo, conosciamo molto bene il pensiero narrativo, ma negli ultimi anni altre due tipologie si sono emerse evidentemente, il pensiero sistemico e il pensiero computazionale. Sono tutti aspetti fondamentali, ma poi devi cercare delle soluzioni per essere valutato e per coloro che sono professionisti dell'apprendimento di valutare al meglio i ragazzi sia a livello scolastico sia a livello universitario. Allora, quei due passaggi tra scuola e università e mondo del lavoro sono passaggi che io definisco in between, cioè è uno spazio terzo che va ovviamente esplorato, perché noi ragioniamo sempre sui blocchi, no? Scuola, università, mondo del lavoro. Il senso di questo libro è proprio invece andare a mettere il naso sui passaggi, no? Sui giunti
che appunto legano questi tre aspetti. Allora, legami vitali ha questo senso. Il secondo capitolo, che ovviamente ho gestito io, è quello legato alla valutazione. La valutazione è ancora, come dire, un po' indietro rispetto all'applicazione che dovremmo utilizzare. Sappiamo che per arrivare alle competenze abbiamo bisogno di costruire dei percorsi significativi, no? Quindi conoscenze, abilità, competenze. Non c'è competenza se tu non affronti un problema che non hai mai visto. Allora, tu cosa fai? Trasferisci le tue conoscenze e le tue abilità e poi sei in grado, attraverso il pensiero riflessivo e la tua capacità di metacognizione, a chiudere questo cerchio e quindi portare avanti un discorso di questo tipo, sia gli insegnanti, i docenti e sia i ragazzi. I ragazzi chiaramente devono essere non solo consapevoli, ma devono essere inclusi in questo processo, non possono essere solo dei soggetti valutati. E allora il messaggio chiave è quello della valutazione formativa, cioè dare più spazio alla valutazione di modo che i bambini, i ragazzi imparino dalla valutazione che hanno appunto ricevuto. Questo idealmente. Quindi le teorie sono queste, ma siamo nella direzione giusta. Perché? Perché questo progetto di 10 anni ha lavorato molto sui dettagli. È un progetto di 10 anni, è inedito, quindi viva Dio a chi l'ha pensato, a chi l'ha gestito in questi anni e soprattutto alle persone che sono qui con noi, che lo gestiranno oggi e nel prossimo futuro. Grazie Alberto per questa, e Maria Grazia per questa bellissima presentazione. Ho avuto il piacere di vedere prima il libro, interessantissimo e pieno di spunti utili per, diciamo, approfondire il progetto. Ma entriamo nel vivo, nell'operativo, su quelli che sono i laboratori del progetto, e quindi passerei la parola ai colleghi dell'Università di Torino, Valentina Garruba, Francesco Mancuso e Giorgia Tollis, che hanno curato e seguito i laboratori Explora, Future Cup ed Obiettivo Lavoro. Buongiorno a tutti, sono la referente del laboratorio Explora, che è il laboratorio dedicato alle classi terze per gli studenti delle scuole superiori di secondo grado. Proprio perché è dedicato ai più giovani, questo è un laboratorio molto dedicato e, come suggerisce il titolo, permette di esplorare il mondo del lavoro, come attraverso delle visite in aziende, imprese, enti locali, e attraverso un'intervista utilizzata come strumento di orientamento. Questo come viene fatto? Viene fatto attraverso la familiarizzazione delle metodologie di organizzazione e gestione di un team. Nello specifico, le innovazioni che riguardano il laboratorio Explora sono... Chiedo scusa. Sono le due versioni attualmente presenti, quella Lean, che è iniziata in realtà nel mese di novembre e finirà nel mese di dicembre, e quella Full, che inizierà nel mese di gennaio e terminerà a marzo-aprile. La personalizzazione del percorso sulla base dei reali interessi di studenti e studentesse, come attraverso l'aiuto dei docenti che coprogetteranno insieme a noi queste attività, scegliendo quelle che meglio si sposano con l'indirizzo di studi degli studenti e delle studentesse e quindi con i loro interessi. In seguito all'evoluzione pandemica abbiamo sperimentato le nuove tecnologie, le nuove piattaforme digitali, e quindi da quest'anno possiamo erogare gli incontri sia in presenza e sia online. Questo permette ai tutor che seguono le classi di essere coinvolti in tutte le fasi del progetto, quindi dall'inizio alla fine. Passo la parola al collega che vi illustrerà le innovazioni del laboratorio Future Cup. Buongiorno a tutti. Future Cup, sicuramente vi starete chiedendo il perché di questo nome.
Ce lo siamo chiesti anche noi, ce lo chiediamo tuttora. Abbiamo visto come il laboratorio del terzo anno si chiami Explora, nome stupendo perché evoca il primo contatto con un mondo nuovo per gli studenti, il mondo dell'impresa, quindi da scoprire, da esplorare. Lo anticipiamo, lo vedremo dopo, come il laboratorio del quinto anno si chiami Obiettivo Lavoro o Job Target, alle volte lo troviamo riportato in questa forma. Meno immediato, ma comunque ugualmente evocativo, perché la parte di obiettivo ci permette di focalizzarci sulla consapevolezza, sulla crescita degli studenti in termini di competenze, in termini di analisi dei propri punti di forza, e chiaramente la parte relativa al lavoro è un chiaro rimando all'orientamento in uscita dei ragazzi. Future Cup probabilmente è un termine che si perde un po' nelle origini, nella storia di un progetto più che decennale, parlavamo del 2008 come data di nascita. Lo vogliamo vedere in questa maniera: la componente relativa al futuro, una componente che rimanda alla progettualità del fare. Il termine stesso, proiecto, implica il lanciare avanti, il guardare avanti in questo senso, e quindi troviamo l'attinenza in questo caso. E poi c'è il cap. Sul cap gli storici tuttora si interrogano, ma quello che ci piace pensare è che faccia riferimento al trofeo, e quindi in qualche modo rimandi in maniera simbolica allo sfidarsi, al mettersi in gioco, che sono due aspetti sempre presenti all'interno di questo laboratorio. Così come il nome, anche lo spirito di Future Cup viene tramandato ed è rimasto immutato dal 2008, e sostanzialmente si traduce con un progetto che i ragazzi, gli studenti del quarto anno devono svolgere. Si tratta di un progetto aziendale, quindi la componente azienda chiaramente è prevalente in questo tipo di laboratorio rispetto agli altri tre, e la peculiarità è che il progetto è un progetto reale, quindi basato su quella che è un'esigenza vera dell'azienda che coinvolgiamo. Questo progetto permette agli studenti di sperimentare quelle che sono le logiche di un gruppo di lavoro, di respirare quello che è il clima del contesto organizzativo, e fare tutto questo cercando di, con l'ausilio dei nostri tutor e con il retaggio culturale del Dipartimento di Management della Scuola di Amministrazione Aziendale, di fare tutto questo con un approccio manageriale. Questo è lo spirito che rimane, ripeto, immutato nel tempo del progetto. Poi chiaramente questo anno e mezzo di pausa di riflessione che la pandemia ci ha imposto ci ha permesso di riflettere nell'ottica di miglioramento continuo per andare a proporre delle innovazioni che quest'anno sperimenteremo come gruppo di lavoro allargato, quindi gli studenti delle scuole, i docenti del PCTO, i tutor, quindi gli studenti universitari del terzo anno del corso di laurea in management dell'informazione e comunicazione aziendale, e poi tutto il gruppo di docenti e coordinatori. Tra queste novità, ecco, importante sottolineare il fatto che quest'anno i progetti sono stati sviluppati di concerto con l'azienda, quasi a quattro mani. C'è stata una progettazione, una coprogettazione importante, sia con la componente impresa, sia con i docenti delle scuole. Quindi i progetti non sono casi aziendali, magari preparati, precompilati, strutturati di comodo, ma sono frutto di un'analisi fatta in azienda su quella che è un'esigenza reale e che quindi in qualche modo può portare valore aggiunto anche all'impresa che collabora in questo tipo di attività. Chiaramente la difficoltà a questo livello è declinare un progetto che può essere un progetto corporate, un progetto di azienda, con degli step e con dei livelli che siano sfidanti ma realizzabili da ragazzi del quarto anno. E su questo abbiamo aperto un po' a 360 gradi il focus, ovvero
per un certo periodo, anche per praticità e per comodità, i progetti di Future Cup erano quasi tutti orientati sul marketing e in particolare sul digital marketing. Questo perché le competenze delle nuove leve erano molto, molto importanti su quell'aspetto. Adesso ci siamo aperti, quindi cerchiamo di valorizzare quelle che sono anche le competenze hard dei ragazzi. E quindi sfruttando quello che, come diceva la collega prima, i ragazzi sviluppano come competenze di mestiere nel loro percorso di studi. Vi faccio un semplice esempio. Abbiamo lavorato con dei ragazzi di un liceo artistico che avevano un indirizzo e specifiche competenze sul design e sulla progettazione. Abbiamo trovato un'azienda che aveva necessità di riprogettare i propri spazi e quindi siamo riusciti a unire le due visioni facendo lavorare i ragazzi su quegli aspetti. Naturalmente, oltre a questo, le competenze trasversali, come dice il nome stesso, sono sempre presenti nella gestione di un progetto, gestione dei tempi, gestione della relazione, dei gruppi di lavoro, ruoli e responsabilità. Però se possiamo a questo affiancare la valorizzazione delle competenze che i ragazzi hanno già, tanto di guadagnato. Chiuderei con il progetto Future Cup, lasciando la parola invece a quello di Obiettivo Lavoro, quindi la collega Giorgia Torres. Eccoci, dunque abbiamo sforato con i tempi, quindi sarò in realtà velocissima e vorrei sintetizzare questa slide con le innovazioni di Obiettivo Lavoro dicendo semplicemente che è stato personalizzato interamente il laboratorio, quindi viene mantenuto il job show e quindi l'intervista a professionisti e un evento poi di disseminazione sui risultati di queste interviste. L'elemento di novità è il fatto che obbligatoriamente uno dei professionisti intervistati deve essere una persona che lavora nell'ambito delle risorse umane. In questo modo i ragazzi possono, attraverso le loro domande, ricevere tutta una serie di informazioni relative a come si fa un colloquio di lavoro, come ci si prepara ad un assessment, come si redige un curriculum vitae, come si apre un profilo LinkedIn, cosa scrivere, quali profili seguire, eccetera, eccetera. Un altro elemento di novità è l'aver sostituito la redazione di un curriculum vitae tramite video con la realizzazione di un video autobiografico di un minuto, che abbiamo chiamato Ti convinco in un minuto, e che serve a consolidare tutto quello che si è appreso durante il laboratorio. Quindi durante il laboratorio io acquisisco consapevolezza su me stesso, sulle mie potenzialità, sui miei limiti, sulle mie attitudini, sui miei talenti. Mi oriento e alla fine traduco tutto questo in un video nel quale in un minuto devo convincere la platea di qualcosa, non per forza ad assumermi, ma anche di una mia tesi o di una mia caratteristica. Credo che sinteticamente siano queste le innovazioni rispetto a questo laboratorio che nasce già come un laboratorio veramente ben progettato e molto utile per i ragazzi. Per concludere velocissimamente, ci chiediamo scusa per aver sforato i tempi, perché le due parole chiave sono innovazione e sperimentazione. Innovazione lo abbiamo visto, abbiamo apportato tanti elementi di innovazione quest'anno nel progetto, ma perché allora parliamo ancora di sperimentazione? Perché come ci ricorda Deming con il suo ciclo relativo al miglioramento continuo, noi non ci sentiamo arrivati, abbiamo apportato queste innovazioni, ma pianifichiamo, facciamo, verifichiamo i risultati attraverso i feedback che poi chiediamo, dei feedback strutturati che chiediamo agli studenti, ai docenti, ai tutor e alle aziende, e poi riprogettiamo il progetto. Quindi questa è l'impostazione che diamo al progetto. Progetto che in qualunque modo sia stato gestito e verrà gestito in futuro, lasciatemi dire, per me è comunque una promessa di bene per questi ragazzi e per il futuro. Grazie. Grazie Giorgia, grazie Valentina, grazie Francesco. Quindi tre laboratori che in questi oltre 10 anni di storia hanno coinvolto 3.000 studenti, 100 scuole, 150 tutor, che sono poi i nostri studenti della laurea triennale, e che nel 2018 abbiamo esportato, passatemi il termine, diciamo, avendo questa partnership con altre università,
tramite il progetto che è il POT del piano orientamento e tutorato. Quindi passerei a questo punto la parola al primo dei partner che ha partecipato al progetto, in particolare l'Università del Piemonte Orientale e quindi ai colleghi Emaltomare, Enea Buongiorno, Laura Ceriotti, Chiara Morelli e Ubaldo Uberti. Buongiorno a tutti e grazie per la parola, grazie per aver organizzato questo convegno. Penso che mi sentiate, spero che mi sentiate, e a breve dovreste vedere anche la mia presentazione. Ok. Allora, io sono entrato in contatto col progetto Scopri Talento a fine 2019, quindi poco prima che esplodesse la pandemia. Il progetto era stato avviato da una nostra collega del Dipartimento di Studi per l'Economia e l'Impresa, ma originariamente è stato fortemente voluto dalla professoressa Morelli, che chiuderà il nostro intervento, e dalla dottoressa Altomare, che oggi purtroppo non poteva partecipare perché impegnata col rettore in altre questioni. Allora, io quindi mi sono trovato a gestire un progetto della professoressa Morelli e della dottoressa Altomare, e abbiamo cercato in qualche maniera, non con la stessa esperienza di Torino, noi siamo alla prima iterazione di quel bel ciclo miglioramento continuo che ha proposto la collega poco fa, siamo soltanto al primo ciclo e abbiamo deciso di portare la testimonianza del progetto Scopri Talento della professoressa Ceriotti, che è una docente delle scuole superiori, che è con i suoi studenti, non so se sono quelli direttamente coinvolti nel progetto, e abbiamo voluto anche portare la testimonianza di uno degli attori, diciamo, che ha portato, uno dei formatori, che è il presidente di Federmanager Novara VCO, che è il dottor Ubaldo Uberti. Quindi io lascerei la parola alla professoressa Ceriotti, che illustra la sua esperienza. Il progetto più o meno è come quello che è stato descritto da Torino, in maniera forse molto più semplice e molto più snella, perché essendo la prima esperienza abbiamo cercato di declinarlo rispetto alle nostre competenze e energie del momento. Comunque la struttura, ho visto che più o meno a grandi linee è quella che è stata già descritta. Abbiamo provato a coinvolgere classi terze, quarte e quinte, cercando di portare i laboratori del project work dell'obiettivo lavoro e con le stesse tematiche, obiettivi e tematiche che sono stati descritti molto bene prima dai colleghi di Torino. Quindi io lascerei la parola alla professoressa Ceriotti, che è tra uno degli enti formatori coinvolti. Okay. Grazie mille. Le slide le posso condividere anche io, Se no possiamo invertire gli interventi sentiamo il dottor Uberti, e poi cerchiamo di risolvere i problemi tecnici. Okay. Va bene, buongiorno, spero che si senta la mia. Sì, sì. Buongiorno dottor Uberti, la sentiamo molto bene. Buongiorno. Semplicemente quello che voglio dire è quello che abbiamo fatto come Federmanager e che facciamo... abbiamo già fatto anche negli anni passati, tra l'altro anche collaborando molto con la professoressa Ceriotti nel recente passato, e abbiamo fatto parecchi portato avanti di queste attività di formazione e informazione. Sostanzialmente, essendo Federmanager l'associazione dei manager italiani, quindi che tutela i manager italiani, abbiamo ovviamente delle alte professionalità all'interno della nostra organizzazione, e come tali, tra i tanti compiti che abbiamo e ci poniamo, è anche quello di cercare di costruire il futuro e quindi di puntare sui nostri giovani. A questo punto cerchiamo di trasmettere quelle che sono le nostre competenze, le nostre esperienze specifiche in ambito aziendale e imprenditoriale ai ragazzi. Quindi sostanzialmente quello che abbiamo fatto lo scorso anno e che abbiamo già fatto anche negli anni passati, ma specificatamente nell'ambito di questo progetto lo scorso anno, è quello di cercare di dare delle indicazioni
specifiche sul mondo del lavoro, come il mondo del lavoro stia cambiando, come e quindi quali sono le problematiche che possono esserci sulle professionalità già esistenti e quelle che potrebbero essere invece le professionalità del futuro, cercando di delineare quello che potrebbe essere il futuro migliore per i ragazzi. A questo punto, certamente per cercare di dare loro un minimo di orientamento per quanto riguarda sia la scelta della facoltà universitaria, se vogliono proseguire ovviamente, o anche per quanto riguarda l'ambito puramente professionale e lavorativo. Poi l'altra cosa che cerchiamo di fare è anche quella di colmare un po' il gap che c'è tra il mondo della scuola e il mondo delle aziende, cercando di spiegare bene cosa voglia dire fare azienda, essere azienda, e quindi anche di cercare di appunto creare un minimo di ponte tra questi due ambiti, questi due mondi che non è che si conoscano molto purtroppo. E poi l'ultima cosa che cerchiamo anche di fare è di dare una spinta all'imprenditorialità. Infatti una delle cose che abbiamo fatto anche nell'ambito di questo progetto è stato quello di coinvolgere una startup, e quindi giovani, poco più anziani dei giovani che erano nostro auditorio, portando un'esperienza significativa di una startup italiana e quindi anche cercando di far capire quanto oggi come oggi, al di là del lavoro ovviamente come dipendente, come subordinato, possa essere importante cercare di imprendere e quindi portare avanti delle proprie idee. E questo ho visto che è stato molto ben visto e accettato anche da parte dei ragazzi. Ecco, sostanzialmente devo dire questa è un po' stata la nostra attività, la nostra esperienza. Mi è sembrato anche molto interessante il riscontro da parte degli studenti stessi, che hanno anche fatto parecchie domande, è stato molto interattiva, diciamo così, la durata degli incontri, anche se ovviamente purtroppo dovendolo fare in didattica a distanza, ovviamente un po' meno, posso dire, un po' meno appealing rispetto a quello che potrebbe essere un rapporto diretto di persona. Io direi che questa è stata un po' la nostra esperienza e confido che sia stata qualcosa di positivo e che possa avere anche un futuro, un seguito nei prossimi anni. Grazie a voi. Riprovo, mi sentite adesso? Proviamo a collegarci. Sì, la sentiamo. Sì, io grazie. Cambio il dispositivo e purtroppo mi allontano dall'aula, invece mi piaceva avere gli studenti accanto a me. Però è l'unica maniera che ho in questo momento per potervi parlare, perché non siamo riusciti ad attivare il microfono della LIM. Comunque è arrivato adesso il tecnico. Noi abbiamo le classi dotate tutte di LIM e quindi di solito siamo anche molto efficienti dal punto di vista tecnologico, però oggi è successo questo inconveniente. Io prima appunto vi stavo dicendo che nel progetto abbiamo coinvolto una classe terza e una classe quinta. La classe terza ha fatto, diciamo, l'attività più legata a una sua formazione, quindi un percorso di conoscenza della cultura d'impresa con l'Università del Piemonte Orientale e una tutor e dei docenti che hanno coordinato questa fase di formazione. E poi hanno concretizzato il lavoro con gli studenti lavorando molto sul team building, quindi affinando soprattutto le soft skills e cercando di mettere a fuoco proprio anche a livello ancora di scelta formativa quali erano gli obiettivi in termini di competenze. Siamo poi stati in una visita aziendale a Novara Sviluppo, che non è semplicemente una realtà di impresa, ma per noi è proprio un incubatore, perché raccoglie un polo di eccellenza con presenti molte attività nel campo della chimica e anche della ricerca farmacologica. I ragazzi hanno potuto lì incontrare esperti, visitare e quindi, diciamo, sul campo anche porsi degli obiettivi, porre domande e interagire con tecnici che hanno dato a loro molti stimoli e suggerimenti anche in termini poi di orientamento. Ma l'orientamento l'abbiamo sviluppato prioritariamente con la classe quinta, sia a livello di approccio al mondo dell'università e all'offerta formativa che rispetto alla predisposizione del curriculum e anche alla realizzazione di videoclip di presentazione. Quindi con la quinta abbiamo lavorato di più appunto sull'orientamento, sulla scelta del futuro, sulla professionalità
e anche grazie a FederManager sempre e soprattutto alla collaborazione che abbiamo consolidato con loro e con la Camera di Commercio, abbiamo dato a questi ragazzi anche una visione di un mondo del lavoro in continua trasformazione rispetto a professioni e anche ad ambiti per il loro futuro di formazione e professionale. Come già detto dai relatori precedenti, questo progetto come aspetto trasversale molto virtuoso ha la capacità di mettere a dialogo l'università con la scuola e con il mondo del lavoro. Non è per noi facile approcciarci in questa direzione, perché il mondo della scuola è un po' un mondo che vive, diciamo, nel suo ambiente e poche volte ha la possibilità di interagire anche con le professioni e con la formazione superiore. Quindi noi abbiamo avuto questa opportunità e siamo grati all'organizzazione che voi avete messo in atto di aver potuto in qualche modo usufruire, insomma, di questo progetto con i nostri studenti. Gli studenti che appunto sono in aula e che vi salutano e vi ringraziano per questo contributo fondamentale che avete dato alla loro formazione. Bene, io ringrazio quindi moltissimo il presidente FederManager e la professoressa Ceriotti, e ringrazio e saluto, così forse riusciamo anche a recuperare qualche minuto sulle tempistiche predisposte per il convegno. E veramente per l'università è stato un momento di crescita e di sviluppo sia delle relazioni con gli enti del territorio, che era veramente importante fare sinergia, ma come più volte ho ribadito anche veramente con i colleghi di secondo di orientamento in altre università in tutta Italia. Credo che questo sia veramente un momento di crescita e di arricchimento e quindi di condivisione con i partner del territorio per lo sviluppo della nostra università e soprattutto per lo sviluppo e la crescita degli studenti, e un arricchimento di questo progetto proprio con le altre università, il confronto continuo e costante. Per cui grazie per aver organizzato questo evento e grazie soprattutto di aver ci avuto a bordo comunque insieme con questo partner sicuramente di successo di questo POT, e quindi continuiamo con la grinta, la determinazione che ci ha avuto visto in questi periodi. Volevamo nel nostro intervento portare un po' di testimonianze proprio dal mondo manageriale, dal mondo della scuola superiore, proprio per far vedere che è stato veramente progettato in maniera congiunta con loro. Come è stato detto, abbiamo fatto molte attività proprio di sviluppo di simulazioni, project work, realizzazioni, come è stato detto, in cui c'era la partecipazione attiva degli studenti. Abbiamo formato, come anche le altre università, anche i nostri studenti universitari, perché facessero questa diciamo una formazione, uno sviluppo proprio tra pari, che era un altro obiettivo di questo progetto. Per cui non mi resta che salutare e ringraziare tutti e passare il testimone ai nostri preziosi collaboratori delle altre università. Grazie. Grazie Chiara, grazie Enea, grazie ai vostri ospiti e grazie agli studenti che hanno preso parte a questo momento di condivisione dei risultati. L'auspicio è quello che questa collaborazione possa proseguire e che altri studenti possano, diciamo, sperimentare questo progetto. Proseguirei con gli interventi in scaletta. Passiamo all'Università degli Studi del Molise e alle professoresse Claudia Salvatore e Francesca Di Virgilio. A voi la parola. Allora, buongiorno a tutti, sono Claudia Salvatore e desidero fare una breve presentazione alla quale seguirà Francesca Di Virgilio. Innanzitutto volevo ringraziare, e non è formale ma è sostanziale, tutti coloro i quali in questi 3 anni hanno reso possibile questa attività, come diceva Chiara Morelli, di condivisione di esperienze importanti, grazie innanzitutto a Torino e quindi al capofila, e quindi ringrazio l'amica e collega Francesca Culasso, direttore del Dipartimento di Management, che anche se ci siamo viste in delle riunioni per Scopritalento anche un pochino dopo,
quando lei è subentrata, ci ha dato l'opportunità di avere veramente spunti di riflessioni importanti. Ringrazio il precedente presidente del corso di laurea e poi Christian per l'ottima organizzazione e soprattutto per il coinvolgimento in questi pochi mesi nei quali lui è subentrato al progetto, ma che sono stati molto significativi perché in epoca di pandemia e quindi dove le difficoltà erano sicuramente maggiori. Il progetto Scopri Talento è ovviamente ringraziamenti all'Università del Molise, forse li faccio anche ora, c'è la collega che non è potuta venire oggi, io ho iniziato questo progetto nel 2018 in qualità di presidente del corso di laurea in economia aziendale e mi sono tuffata in questa esperienza che non è stata solo entusiasmante per gli studenti, come hanno detto già molti dei relatori oggi, ma entusiasmante proprio per noi docenti e per me in qualità di presidente, avendo fatto la sottomissione al progetto, avendo creato, insomma, coinvolto il network e poi coinvolto Unimo, l'ha rappresentato e continua a rappresentare anche da pochi mesi che non sono più presidente, per me una, diciamo, una grandissima soddisfazione che continuerò con entusiasmo anche nel, voglio sottolineare un attimo velocemente, scusatemi, nel progetto di dipartimento che in Molise stiamo portando avanti in quest'ultimo anno, come sapete, dove sono coinvolti diverse filiere di corsi di laurea, non soltanto quella delle aree aziendali, ma anche noi abbiamo anche sociologia, scienze sociali e poi abbiamo scienze politiche. L'abbiamo chiamato Lezioni di Futuro, quindi sempre un bel nome, non faccio una battuta, non a livello di Scopri Talento, che ha una tradizione veramente incredibile, e abbiamo implementeremo dei laboratori di project work seguendo la metodologia Scopri Talento e quindi tre laboratori con in particolare Francesca Di Virgilio, che ringrazio ancora per tutto il contributo e diciamo la sintonia con la quale abbiamo avuto il piacere di lavorare. Parto con le slide, altrimenti perdo un po' di tempo. Vedete, qui c'è il network, quindi vado molto avanti. Che cosa vorrei sottolineare? Che le due azioni del piano orientamento e tutorato e quindi di questo importante, metto in presentazione, scusatemi, di questo importante network che abbiamo creato, dicevo, mi preme sottolineare che Unimol, pur essendo un'università piccola, è un'università dove c'è un rapporto eccellente tra studente e docente, cioè c'è un rapporto molto ravvicinato tra studente e docente che rappresenta anche in tutti i rapporti, nel rapporto di riesame, nel monitoraggio e degli indicatori, anche in confronto con le altre aree geografiche, è sempre stato un nostro punto di forza. Che volevo qui sottolineare per il progetto, ce ne sono tanti altri di punti di forza, ma volevo sottolineare qui per il progetto Scopri Talento, perché è appunto molto importante questo rapporto studenti-docenti. Allora, vediamo a noi. Noi in Unimol, se vedete questa scala un po' confusionaria, noi in Unimol eravamo già abituati a fare delle giornate a porte aperte in cui c'era nell'azione 1 orientamento di Scopri Talento un contatto diretto con gli studenti che oltre a orientarsi seguivano, avevano la possibilità di seguire delle lezioni flash in aula con diversi docenti. Ancora un nostro punto di forza era anche il corso di orientamento, ne ho messo uno come simbolo di introduzione al management d'impresa, in cui in circa due mesi, e l'abbiamo fatto anche dopo nel 2019 intorno a febbraio da gennaio a marzo 2019, abbiamo iniziato con questo corso di orientamento per le classi quarte e quinte, abbiamo coinvolto 50 studenti con ovviamente valutazioni, questionari di valutazione finali che sono state quindi una
prima implementazione del progetto Scopri Talento, per poi passare ai laboratori di Project Work. I due punti di forza sono stati queste giornate a porte aperte, questo orientamento, per poi passare ai tre laboratori. I tre laboratori su cui poi Francesca si soffermerà, sempre della prima azione, io proseguirò anche con la seconda azione, per Esplora, che è inutile che ripeto quanto avete brillantemente detto voi, e cioè che cosa è il programma pedagogico e quindi le metodologie di cultura d'impresa. Noi abbiamo implementato in Molise Esplora per le classi terze con giornate in aula nelle scuole. Abbiamo coinvolto in particolare in questo nostro progetto due scuole, il Pilla, che è una ragioneria, e il Marconi, che è un tecnico industriale, con giornate in aula con docenti delle scuole, docenti universitari, tutor. Abbiamo avuto 6 tutor che abbiamo formato con delle riunioni e delle metodologie anche innovative in aula, e poi abbiamo coinvolto per fare dei gruppi di lavoro. Questo Explore è consistito in un rapporto, in una presentazione prima di quanto i ragazzi, e quindi diciamo delle conoscenze di base della cultura d'impresa, metodologie manageriali di gestione, come vedete, ma poi li abbiamo portati alla Molisana, che per noi rappresenta l'azienda leader nel settore, e dove c'è una tradizione in Molise veramente da molti anni, ed è un'azienda, una multinazionale. Abbiamo rapporti tra i nostri stakeholder diciamo privilegiati per i rapporti continui che abbiamo, e molti nostri studenti hanno avuto possibilità di sviluppo e di carriera. E poi i ragazzi, dopo la visita aziendale, sono rientrati da noi, Francesca dirà, anche presentato i loro lavori nella scuola, e poi abbiamo fatto una giornata anche da noi in università. Vado un po' più veloce. Future Cup è una per le classi quarte, come avete già detto voi, ed è stato un progetto veramente molto interessante, perché abbiamo creato un progetto di alternanza scuola-lavoro. Ora, come avete detto voi appunto prima di me, ora si chiama il progetto per le competenze trasversali e l'orientamento. Abbiamo fatto 6 giornate di formazione, e aveva questo titolo: dall'idea all'impresa, il business plan laboratorio di creatività imprenditoriale. Allora, ecco, noi abbiamo tenuto, infatti anche il titolo della nostra relazione, mia e di Francesca, di oggi, sottolineava, come ha detto la professoressa Culasso, anche questo orientamento motivazionale o vocazionale che io adopero sempre con i ragazzi, perché ho visto che anche strettamente legato, permettetemi di fare questa parentesi, da ex presidente del corso di laurea, ad un convegno al quale molti di noi abbiamo partecipato, in cui il ministro allora dell'università, il professor Gaetano Manfredi, sottolineò l'importanza dell'orientamento vocazionale. Mi ha molto colpito, e anche nel test TECO, noi per economia, per ingegneria, per tutti i TECO che esistono, diciamo il grosso vantaggio e la novità di questi test nei nostri corsi di laurea è proprio la possibilità che hanno i ragazzi già dalle classi terze e quarte di essere motivati e coinvolti. Quindi vado avanti, giornate di formazione, il periodo, lascio sempre a Francesca gli approfondimenti del caso. Obiettivo lavoro molto interessante, grandissimo successo per la presenza anche di un consulente che ha svolto anche la funzione di coach, così come poi i docenti delle scuole, ma abbiamo coinvolto gli studenti con una grandissima partecipazione. Sono gli studenti che poi in massa si sono iscritti l'anno successivo al corso di laurea in economia aziendale, e li abbiamo aiutati nel predisporre il curriculum, nel realizzare un videoclip di presentazione per affrontare colloquio di lavoro, e Francesca ovviamente si soffermerà più in dettaglio.
Quello che è importante, secondo me sono complementari, ci tenevo a dire, credo che abbia ancora qualche minuto, è l'azione 2. L'azione 2, scusate, mi torno indietro, è strettamente interrelata all'azione 1, cioè l'azione 2 del POT, del nostro POT, che è l'azione di tutorato. Perché? Che cosa abbiamo fatto per questa azione 2? Vi ho detto prima, tra le righe, che addirittura abbiamo avuto 6 tutor che hanno collaborato con noi in tutte le attività, che hanno accompagnato gli studenti delle scuole, dico per dire le visite aziendali, che hanno fatto i gruppi di lavoro insieme ai docenti e anche ai tutor delle scuole per il business plan, e poi sono sempre stati in aula a disposizione, hanno seguito e motivato i ragazzi anche durante, diciamo, fuori aula o fuori percorso formativo. Noi abbiamo, nel tutorato, abbiamo dato molto importanza alla giornata della matricola, perché per noi Molise da molti anni è una giornata importante in cui si realizza questa triangolazione alla quale voi avete fatto cenno prima, tra scuola, tra studenti e studentesse, e quindi università e impresa, perché noi in quella giornata non solo somministravamo dei test non selettivi prima del talk, perché da quest'anno siamo partiti col talk, ma anche invitavamo delle personalità, dei nostri stakeholders con i quali sempre avevamo dei tavoli di lavoro e di confronto, ma due relatori, non so, dalla Banca d'Italia, sempre della Molisana, diverse figure professionali, proprio per fare una giornata in cui illustravamo agli studenti, grazie ai tutor, non solo il nostro campus, che vi ho detto che è particolarmente interessante per tante attività, per il green che c'è, per la struttura veramente molto all'avanguardia che abbiamo a Molise, sembrerebbe, diciamo, particolare, però un bellissimo campus. Quindi la giornata della matricola per noi ha sempre rappresentato un'occasione quasi di tutorato per i ragazzi. Perché dico questo? Poi nel corso del triennio abbiamo sempre organizzato e continuato ancora di più grazie a Scopri Talento delle riunioni informative per gli iscritti al primo anno per delle difficoltà iniziali, grazie a degli studenti senior e quindi dei tutor o degli altri studenti anche della magistrale che collaboravano, ed in più abbiamo illustrato il piano di studi, perché abbiamo anche delle possibilità di scelte opzionali e di, quindi, difficoltà dei percorsi, e quindi guidato i nostri studenti anche per i tirocini, quindi per i piani di studio in particolare, per i tirocini. Quindi nel tutorato anche abbiamo, oltre ai laboratori, sui quali passo a brevissimo la parola a Francesca, e quindi queste tre attività di visita aziendale, di business plan, ripeto perché sono state per me molto importanti, di redazione di un curriculum e di preparazione a un colloquio di lavoro, anche con dei videoclip di presentazione, quindi incontro con il mondo del lavoro, abbiamo anche realizzato queste riunioni informative per i ragazzi durante il corso di laurea, ma dal primo al terzo anno, per accompagnarli poi nel tirocinio, dove si realizza tirocinio al terzo anno, il tirocinio formativo obbligatorio in azienda, anche se non è diciamo di un lungo periodo, purtroppo, però consente ai ragazzi di veramente di mettere in pratica un pochino tutto quanto il loro percorso. Allora, io sono grato al network per gli scambi continui che abbiamo fatto, e spero di poter continuare ad implementare appunto la metodologia Scopri Talento in Lezioni per il Futuro, che è il nostro POT di dipartimento, e spero di aver, diciamo, grazie alla collaborazione di tutti, implementato in Molise. Veramente vi ringrazio per il successo che abbiamo raggiunto anche in quegli indicatori di cui non voglio certo parlare in un convegno di questo così alto profilo, ma indicatori di aumento del raggiungimento dei crediti al primo anno per i ragazzi, piuttosto che tutti gli altri indicatori, che di cui poi illustrerò
registreremo nella nostra rendicontazione finale al Ministero. Vi ringrazio, passo la parola a Francesca e mi taccio. Grazie Claudia, abbiamo pochissimi minuti, quindi cerco di recuperare l'intento condiviso con Claudio. Ovviamente mi unisco ai ringraziamenti che ha fatto Claudia, ai colleghi, a questo network virtuoso che è stato importante soprattutto per i nostri studenti nelle scuole superiori, ma anche per noi docenti. E ringrazio Christian davvero per questo suo eccellente coordinamento fino alla giornata di oggi. Di che cosa voglio aggiungere a quello che già Claudia ha ampiamente parlato? Che il fil rouge dei nostri laboratori è stato molto focalizzato, in qualche modo oggi se ne è già parlato, sull'aspetto delle soft skills, perché abbiamo analizzato come le competenze trasversali erano richieste dal territorio regionale e nazionale e come le generazioni che ci troviamo di fronte, quindi digital native e millennials, rappresentavano il nostro target di riferimento, un target molto critico dove l'aspetto motivazionale poteva rappresentare l'unica chiave di successo, l'aspetto motivazionale che è stato appunto implementato grazie ai laboratori di Scopri Talento. I laboratori con le classi terze, quindi non mi soffermo perché Claudio ne ha già parlato, hanno avuto delle risposte, questo ci faceva piacere condividere le foto di diversi momenti importanti con i ragazzi nelle scuole. Il laboratorio di Explora con le classi terze ha avuto un grande successo con l'azienda, la Molisana, che è sempre con noi presente nelle fasi di orientamento, ma soprattutto nei momenti di orientamento al mercato del lavoro, dove al suo interno coinvolge i tirocinanti nelle diverse attività. Per quanto riguarda invece l'aspetto più importante del Future Cup, quindi con le classi quarte, che i ragazzi hanno realizzato dei business plan che sono stati valutati, e questi business plan tutti collegati a micro realtà imprenditoriali, in particolare del territorio regionale. Successivamente alle valutazioni, i business plan sono stati, in una giornata di presentazione come vedete nelle foto, sono stati distribuiti alle aziende che si erano messe in gioco in collegamento con i ragazzi per la redazione. Ma sicuramente nel nostro percorso condiviso a livello con Scopri Talento e condiviso nella nostra università, il fiore all'occhiello è rappresentato dall'obiettivo lavoro delle classi quinte, non solo per i contenuti che siamo riusciti a costruire nel tempo, ma come diceva Claudia, per i grandi risultati alla fine di questo laboratorio, sia con le scuole sia con i ragazzi. L'obiettivo era quello di riuscire a fornire ai ragazzi gli strumenti sopra due macro aree, quella della costruzione di un curriculum vitae nel formato digitale, quindi attraverso un video, e il secondo con metodologie di assessment sperimentate, simulate. Successivamente i risultati dell'obiettivo lavoro sono state utilizzate e trasferite nelle attività di placement dell'Ateneo, quindi nel My Job Experience, nel Career Day, e nelle attività di My Employability, dove i ragazzi delle scuole superiori sono stati coinvolti con i nostri studenti, accompagnati dai nostri tutor universitari, a essere parte integrante e protagonisti di questi grandi eventi universitari. Abbiamo avuto grandi riconoscimenti da parte delle aziende e quindi per noi è stato motivo di orgoglio, dove abbiamo potuto valutare che l'utilizzo dello strumento Scopri Talento dei laboratori ha avuto un impatto positivo sul territorio, ma soprattutto in termini di orientamento, perché abbiamo ottimizzato i ragazzi delle classi quinte, oggi li abbiamo nelle nostre aule universitarie. Io mi taccio, ho cercato di sintetizzare, ma per noi era importante, insieme alla collega Salvatore, a Maria Giagnamoco che oggi non è presente, portare appunto la nostra testimonianza di entusiasmo, di motivazione, ma anche di successo dei tre laboratori. Grazie. Grazie Francesca, grazie anche a Claudia. Siamo
felici che il progetto sia stato portato, diciamo, a termine con ottimi risultati anche dell'Università del Molise, e i risultati poi sono quelli degli indicatori che, a cui facevate cenno e che presenteremo nella rendicontazione al Ministero. Proseguiamo, ringraziamo quindi l'Università del Molise, proseguiamo con l'Università di Genova, passo la parola alla professoressa Paola Ramassa e alla professoressa Laura Strazzeri. Grazie mille Christian, buongiorno a tutti, io sono Paola Ramassa, professore associato di economia aziendale all'Università di Genova, sono molto felice oggi, devo dire, di condividere l'esperienza Scopri Talento di Unige. E quello su cui, insieme a Laura Strazzeri, ci vorremmo concentrare su un aspetto che per noi è stato molto significativo. Cioè, l'abbiamo già citato e accennato in tante relazioni, il lavoro di squadra. E in particolare con un approfondimento sul percorso di crescita e sviluppo dei nostri studenti tutor. Questo aspetto per noi è stato, devo dire, stimolante e anche proficuo all'interno di un progetto nazionale che è stato per noi uno straordinario lavoro di squadra. E la prima squadra siete stati voi, devo dire, Atenei partecipanti Scopri Talento. E qui ci tengo davvero a ringraziarvi tutti, non in, davvero in modo formale, a partire da Torino, che ci ha coinvolto in un progetto così interessante e innovativo, ma tutti gli altri Atenei con cui ovviamente c'erano già legami di stima scientifica tra colleghi, ma si è creato un clima di lavoro costruttivo e collaborativo davvero importante per la riuscita del progetto. E per noi questo è stato importante e un grande passo avanti poterlo fare all'interno di un progetto strutturato nazionale come il piano di orientamento e tutorato. Si è sempre parlato ai coffee break, dei convegni tra colleghi, la chiacchierata, lo scambio di idee e informazioni. L'avvio di un progetto così strutturato e coordinato ci ha fatto fare sul serio un passo avanti, soprattutto in termini di proposta anche di cultura aziendale nelle scuole superiori. Come Università di Genova abbiamo integrato i laboratori Explora nelle nostre attività di orientamento in ingresso già consolidate negli anni e, senza tornare su tutti gli aspetti importanti che avete già esposto benissimo negli interventi precedenti, volevo sottolineare come questi laboratori rispondessero non solo alla nostra intenzione di estendere le attività agli studenti di terzo anno di scuola superiore, quando abbiamo ricevuto l'invito a partecipare al progetto, ma anche ai nostri obiettivi di orientamento. Perché nelle nostre attività di orientamento in ingresso, devo dire che, volendolo sintetizzare, l'obiettivo principale è quello di favorire iscrizioni consapevoli da parte di studenti motivati. Come numeri, il numero dei nostri iscritti, devo dire, è già molto elevato rispetto alla nostra struttura e anche alla numerosità del corpo docente. Mentre una criticità che rileviamo in modo particolare riguarda quegli studenti che, a seguito dell'iscrizione, poi non riescono a completare il percorso universitario conseguendo la laurea. Sappiamo che in tanti casi le analisi nostre, che svolgiamo da tanti anni, ci dicono la scelta di economia può essere anche una scelta residuale, per cui le buone opportunità di placement attirano iscrizioni non sempre accompagnate da motivazione e consapevolezza dell'impegno che richiede un percorso di laurea in economia. Noi diciamo spesso ai ragazzi che incontriamo, quelle opportunità si aprono per chi si laurea in economia e non per il semplice fatto di iscriversi. Ecco, da questo punto di vista
Scopri Talento e i laboratori Explora rispondono molto bene all'obiettivo, perché le attività sono molto stimolanti per i ragazzi delle scuole superiori. Qui abbiamo voluto riportare, poi vedete, qualche immagine, si è creato davvero un clima molto piacevole anche nel rapporto tra i tutor nostri e i ragazzi di scuola superiore, perché questa comunicazione peer-to-peer così fresca è stata di grande aiuto. E soprattutto attraverso Explora tanti ragazzi, anche di scuole che non approfondiscono temi aziendali ed economici, sono entrati in contatto con il mondo aziendale e con l'analisi, lavorando in squadra, di alcune aziende in particolare. Sul fronte aziende abbiamo ricevuto, devo dire, un'ottima partecipazione e accoglienza. Questo da un lato rafforza i legami che già il Dipartimento ha con le aziende del territorio per occasioni di ricerca e per tante iniziative che organizziamo come orientamento in uscita per i nostri ragazzi. Questa è stata un'occasione in più che, devo dire, ha suscitato grande entusiasmo, anche se purtroppo non tutte le visite poi in azienda siamo riusciti a completarle in presenza come erano originariamente programmate. Le aziende che abbiamo coinvolto in prevalenza sono aziende strutturate di dimensione medio-grande. Questo è stato molto interessante per i ragazzi, richiedeva anche un forte impegno in termini di capacità di analisi e di lavorare in squadra, ed è per questo che a questo aspetto abbiamo dedicato un'attenzione particolare. E qui, diciamo, il plurale nasce dal fatto che abbiamo lavorato molto bene in squadra, ma ci tengo a dire in questa occasione come il grande merito in quest'area lo devo riconoscere a Laura Strazzeri, che nel nostro Ateneo è docente a contratto di comportamento organizzativo e di sviluppo delle soft skill, e a queste competenze unisce una grande esperienza come formatrice aziendale, consulente HR ed executive coach. Quindi questa combinazione veramente è stata per noi preziosa. E proprio a Laura cederei la parola per un approfondimento sul lavoro che ha svolto con i nostri tutor. Grazie Paola Ramassa, grazie a tutti, buongiorno, ci risalutiamo. E come la professoressa Ramassa ha introdotto, l'idea, il contributo che abbiamo pensato di dare oggi in questo convegno è stato quello di proprio condividere e analizzare un attimino più in profondità come attività e progetti come Scopri Talento, e in particolare come esempio che portiamo il laboratorio Explora, ma poi tutte le attività e la progettualità intorno allo Scopri Talento traguardano lo stesso obiettivo, sono modalità che, coinvolgendo diversi elementi, diversi soggetti, diverse organizzazioni e organismi, favoriscono una crescita positiva in tantissimi ambiti. Quindi ci piacerebbe condividere un pochino di positive dietro le quinte che ci sono state durante tutte le attività che hanno portato poi alla realizzazione, agli incontri con le scuole superiori e il lavoro con le aziende nell'ambito appunto dei progetti, del progetto Scopri Talento, in particolare del laboratorio Explora. Allora, uno dei manuali a cui è stato fatto riferimento dai colleghi di Torino in apertura, a corredo del laboratorio Explora, era la cosiddetta leadership per tutti, ovvero un elemento di supporto per aiutare i ragazzi delle scuole superiori, gli studenti delle scuole superiori, a lavorare all'interno di team per poi prepararsi a incontrare le aziende. Questo manuale approfondiva molto bene tutte le parti applicative, ma anche le parti teoriche della leadership, e la decisione che è stata presa all'interno della squadra dell'Università di Genova è stata proprio quella di dire: bene, allora, se noi dobbiamo
insegnare e trasmettere i principi del teamwork e della leadership agli studenti, prima dobbiamo sapere cosa vogliono dire per noi. E quindi il primo passo è stato quello di creare una leadership dentro di noi, proprio come chiave di volta per la crescita e lo sviluppo, prima dei tutor, in modo che poi questi potessero positivamente trasferirlo agli studenti delle scuole superiori. E qui si sono realizzati degli apprendimenti e anche uno sviluppo di comportamento molto indirizzato e molto forte. E la sfida con i tutor è stata quella di dire: ok, dovrete lavorare in maniera molto intensa, ci sarà da impegnarsi molto, ma potrete guadagnare qualcosa di ulteriore e di molto positivo per voi. Questo è peraltro uno dei primi importantissimi tratti della leadership, ovvero la capacità di pensare e di guardare un passo avanti. Io faccio qualche cosa oggi che però poi mi sarà utile anche e ancora di più in futuro. Quindi sviluppo oggi delle competenze che mi servono all'interno del laboratorio e da trasmettere agli studenti, ma queste verranno bene per me, a me come futuro professionista all'interno del mondo produttivo e delle aziende. Abbiamo quindi fatto con i tutor un fortissimo contratto psicologico. L'impegno richiesto oggi, se ti fidi, tornerà utile anche in futuro, e abbiamo iniziato a dire cosa vuol dire leadership per noi. Vuol dire lavorare bene, vuol dire che esiste un giusto modo di fare le cose e che prima di poterlo insegnare lo dobbiamo imparare a condividere. Questo giusto modo di fare le cose per i tutor DIEC, nell'ambito soprattutto in prima fase, poi vedremo le interessanti ricadute positive, si è concretizzato su quattro aspetti. Il primo, fare le cose in modo accurato, adesso condividerò con voi alcuni esempi. Il secondo, in qualità, inteso, facciamo le cose bene dall'inizio, quindi mi muovo in qualità con un orientamento alla qualità delle modalità di lavoro e del risultato atteso subito, in modo da evitare rifacimenti, ritornare indietro, confusione. Uno sviluppo del senso vero del team, quindi anche con degli allenamenti pratici, vi farò vedere poi piccole cose anche divertenti che hanno animato le nostre giornate di lavoro insieme, e il senso del esiste altro da me e con questo altro io mi devo accordare, lo devo continuamente incontrare durante il mio cammino all'interno del laboratorio, e orientati sì al risultato, su questo abbiamo fatto molta attenzione, ma anche al processo, cioè in ogni istante sviluppare un'attenzione al modo in cui facevamo le cose. Esiste una parola, lo sappiamo tutti, per descrivere tutto questo, si chiama effetto protégé, ovvero la vecchia storia per cui se io voglio imparare molto bene qualcosa, bene, lo insegno. Mi attrezzo per insegnarlo, se sono capace di insegnarlo ho in qualche maniera fatto un progresso, ho fatto mio alcune pratiche. Per questo motivo, oltre a tutti gli elementi di trasferimento ai ragazzi, agli studenti delle scuole superiori che già facevano parte della manualistica del laboratorio Explora, come Dipartimento di Economia di Genova, dell'Università di Genova, ci siamo attrezzati con un perfetto kit del protégé, e quindi abbiamo iniziato a trasmettere e condividere con la professoressa Ramassa, sta ridendo perché sicuramente ricorderà il nostro massivo ordine su Amazon di strani oggetti del perfetto formatore, fra cui gli sticker, i bollini, le stelline, oggetti colorati e anche questi salvastress in forma di lampadina, che poi in realtà sono stati utilissimi per favorire l'animazione, soprattutto nelle prime giornate di incontro all'interno delle classi delle scuole superiori che abbiamo incontrato. Quindi sono stati attrezzati in maniera massiva i tutor, per dire: voi avete la responsabilità, avrete e avete la responsabilità di trasmettere contenuti forti agli studenti delle scuole superiori, prima dovete avere voi il kit di sopravvivenza, lo zaino con dentro tutti gli elementi, gli strumenti, i tool proprio che servono per poter ottenere questo risultato, e insieme alleniamo questo, alleniamo la nostra capacità di utilizzare questi strumenti. E quindi ovviamente con un'espressione di banduriana memoria abbiamo puntato
e credo siamo riusciti ad aumentare il senso di autoefficacia anche dei nostri tutor. Cioè, non so se lo so fare, ma siccome ho già sperimentato una storia di successo nel prepararmi, poi quando sarò sul campo avrò degli elementi positivi a cui appoggiarmi ed appigliarmi per poter affrontare la situazione. In effetti, poi devo dire, non lo dico, però sono stati molto bravi. Un'altra cosa importantissima, adesso riguardando tutto capisco anche che insomma no, siamo state dolcemente severe con i nostri tutor, è che un buon lavoro non si ottiene mai a caso, quindi anche gli aspetti di design e di planning degli interventi, dei singoli interventi nelle singole giornate, negli incontri con le scuole superiori, con i ragazzi delle scuole superiori nell'ambito dell'Esplora sono state molto accurate. Adesso qui brutto da vedere e probabilmente anche assiogeno da leggere, ma abbiamo condiviso con voi per esempio un estratto di una parte del planning di una delle giornate sull'Explora. Ecco, siamo arrivati a slot di 15 minuti proprio per dire, ma guardate, non succede nulla a caso, anche quello che noi vogliamo, quindi ogni incontro ha degli obiettivi e gli obiettivi sono provocati da nostri comportamenti, quindi anche come va l'energia durante gli incontri dipende da noi, ci sono dei momenti in cui scenderà l'attenzione degli studenti e noi lì saremo pronti a fare delle cose, ci sono dei momenti in cui sarà più alta, allora noi lì saremo pronti a raccogliere dei frutti in modo che gli studenti si sentano seguiti in ogni momento. Alcuni esempi forse simpatici che mi va di condividere con voi. All'inizio, per esempio, ci eravamo allenati in maniera puntuale a entrare all'interno di aule, di scuole che non conoscevamo e quindi imparare a guardare velocemente gli spazi per trovare come relatori, come conduttori, come leader inizialmente da parte dei nostri tutor dei cosiddetti spazi e posizioni di potere, ovvero dei punti fisici spaziali dove i tutor potessero sentirsi sicuri e in controllo dell'aula. Ecco, questo era qualcosa che non sapevano, lo abbiamo allenato insieme, lo hanno imparato e poi l'hanno trasmesso. Oppure l'idea che quando io sto stimolando domande, ho già preparato però dei fogli che possono aiutare e quando è il momento opportuno, qui se non mi ricordo male mi sembra proprio un momento di lavoro con il liceo classico Doria di Genova, ecco che noi possiamo tirare fuori questi fogli perché sono presenti nel nostro planning, perché ci abbiamo pensato prima, perché abbiamo lavorato con accuratezza e in qualità preparandoci, pensando al nostro, diciamo così, cliente, ovvero ai nostri destinatari, ai nostri studenti delle scuole superiori per dare loro il miglior prodotto e servizio possibile. Questa è stata una buona pratica, è stata una pratica di successo. Sinceramente i tutor che sono stati un po' torturati ma hanno partecipato all'attività nell'ambito dei laboratori Esplora hanno capito di aver imparato un sacco di cose e quindi hanno iniziato a fare pubblicità, cioè a raccontare internamente quello che era accaduto. Nel frattempo, parola che non ci piace usare, ma è arrivata anche la pandemia, quindi molte attività sono passate online ed ecco subito che i tutor che avevano partecipato al laboratorio Esplora hanno in qualche maniera positivamente contagiato gli altri e quindi la squadra dei tutor di EC, che era prima ovviamente fisicamente riunita ed in presenza, è agevolmente passata online e si è creata una sua casa online che è stata chiamata Officina Tutor di EC, ereditando l'idea che le cose funzionano se le fabbrichiamo, cioè se le facciamo veramente, non se parliamo del fatto che ci piacerebbe farle. Allo stesso modo, iniziative sempre svolte in modalità remota online, fra cui il tutorato a distanza, che è sicuramente un'esperienza che è stata condivisa anche da altri atenei, o attività di paraludiche di coinvolgimento, per esempio delle matricole, tra cui gli aperitivi online, ecco, che per un po' di giornate di lunedì, se non ricordo male, hanno allietato parte dell'anno 2020, sono nate proprio come modalità anche di progettazione, di fare attenzione a cosa avremmo voluto avere come risultato, a quello che sarebbe successo in ogni istante, con le stesse modalità con cui ci si era mossi nel laboratorio
Explora. Addirittura a un certo punto si è andati anche oltre, cioè questa leadership è diventata una visione creativa, usando una parola già citata da colleghi che ci hanno preceduto e che però non è citata a caso perché è molto importante. Diciamo che un'evoluzione, una diversificazione in modalità, in contesti remoti a distanza del laboratorio Explora è stato per il DIEC dell'Università di Genova la creazione di questi percorsi rinominati orientamenti vocazionali, sempre dedicati agli studenti delle classi terze e quarte, mi pare in questo caso delle scuole superiori, di alcune scuole superiori genovesi, un percorso, un viaggio con i tutor di economia che ormai avevano imparato a farlo, sempre attraverso le competenze sviluppate con Explora, in modo da aiutare questi studenti a contattare i propri desideri, scoprire i propri talenti e progettare il proprio futuro. Qui si è andato un passo oltre perché i tutor di EC sono stati capaci di, hanno fatto un grosso progresso anche nell'utilizzo proprio degli strumenti per il coinvolgimento, quindi dalle stelline, dai pallini per fare i punti di attenzione fisici sui grandi fogli delle aule, qui si è fatto un passo avanti invece in termini di coinvolgimento online con la grafica e tutto un percorso fatto di parole che potessero far comprendere e condividere con i ragazzi delle scuole superiori cosa volesse dire per esempio fare un'esperienza di vita e di studio all'interno del Dipartimento di Economia. Qui ci sono alcuni esempi. Un passo ancora d'oltre e poi mi taccio, sempre in questa modalità del lavorare in qualità, è stato quello di dire noi non saremo eterni, quindi quello che io ho imparato devo lasciarlo per chi verrà dopo di me. Quindi a partire dagli orientamenti vocazionali c'è stata ancora un'evoluzione da parte dei tutor, sempre su queste modalità della leadership che si tramanda, ovvero la costruzione di manuali d'utilizzo su come si fanno le cose che stiamo facendo. Quindi esiste anche il manuale di utilizzo interno dei tutor del come mi comporto dentro l'Explora mentre utilizzo i laboratori Explora ed esiste il manuale di istruzioni per l'uso sempre fatto di loro sponte dai tutor del DIAC su come si utilizzano gli orientamenti vocazionali. Quindi siamo ulteriormente evoluti in una modalità, se vogliamo, più creativa e verso una metodologia del tipo learn by doing. Metodologia che, fin dall'antichità e nelle parole dei grandi, è forse una di quelle che è più interessante per noi come esseri umani e sicuramente come persone che si occupano di education e di incontro con i giovani. Aristotele sicuramente ha ragione, ma mi permetto di utilizzare anche parole un pochettino più nella tradizione popolare. Esiste anche il proverbio squadra che vince non si cambia, quindi il learn by doing è sicuramente un meccanismo valido di apprendimento. Credo sia importante anche sottolineare che la squadra complessiva di tutti gli atenei, di tutte le persone che hanno lavorato sullo scopri talento abbia contribuito moltissimo al raggiungimento di questi risultati. E quindi, seguendo il proverbio, io spero di tutto cuore credo di rappresentare il pensiero di molti qui che sarebbe bello e importante poter continuare insieme questo percorso per continuare a vincere, naturalmente. Vi ringrazio. Grazie Paola, grazie Laura, grazie per l'entusiasmo con cui avete portato avanti questo progetto, entusiasmo che è comune a tutti gli atenei che ti hanno preceduto, ma si percepiva proprio il coinvolgimento anche personale, emotivo che avete avuto. Io passerei la parola adesso all'Università di Salerno, ai colleghi professoressa Gabriella Piscopo e Lavinia Parisi per presentare la loro esperienza. Perfetto, grazie Christian per la parola, un cordiale saluto da parte mia e dalla collega Lavinia Paris dell'Università di Salerno. Un attimo che condivido la nostra presentazione prima di passare al ringraziamento doveroso a tutti i colleghi del network, ma soprattutto all'Università Capofila.
Intanto che la collega Lavinia Parisi, che ringrazio, prova a condividere. Sta incominciando a condividere, va bene. Si vedono? Perfetto, perfetto, Lavinia, grazie mille. Bene, io e la collega siamo particolarmente felici oggi di condividere la Scopritalento Experience che ha visto protagonista l'Università di Salerno. L'Università di Salerno con i suoi 40.000 iscritti si posiziona al secondo posto della classifica Censis tra i grandi atenei statali, ma soprattutto si è dedicata con grande entusiasmo e grande impegno alle attività Scopritalento, partecipando con ben due dipartimenti, il Dipartimento di Scienze Aziendali, Management Innovation Systems e il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche, ma soprattutto ha sperimentato e applicato il modello Scopritalento su ben 5 corsi di laurea che in pratica coprono tutte le classi di laurea del POT 2. Il nostro intento stamattina non è tanto quello di dettagliarvi le molteplici esperienze che Unisa ha messo in campo, diciamo sotto l'egida Scopritalento, ma soprattutto il nostro obiettivo è quello di condividere con voi un breve storytelling del Scopritalento targato Unisa, che si contraddistingue per alcuni step importanti. In particolare, sorvolo sulle azioni di orientamento e di tutorato che si collocano nel solco, diciamo, di orientamento vocazionale che è stato già rappresentato egregiamente dagli atenei che ci hanno preceduti, e vorremmo mettere in evidenza il secondo step, quello che è stato configurato proprio come un vero e proprio Framing the Redesign Challenge. In realtà da marzo a giugno 2019 io e la collega siamo stati impegnati in un'attività di analisi delle diverse progettualità che chiaramente nel corso degli anni sono state messe in campo sia nell'ambito dell'ASL e poi sono diventate PCTO, per scegliere e selezionare quelle che meglio si adattavano al modello Scopritalento. E devo dire che questo percorso di redesign è stato un flusso molto, molto armonioso, perché le nostre radici valoriali e la nostra vocazione come Dipartimento, come Unisa, ben sono riusciti a collocarsi nel solido framework teorico dello Scopritalento. Quindi abbiamo trovato nel modello Scopritalento delle nuove ali alle nostre vecchie radici. Un momento importante nella nostra opera di costruzione del nostro modello Scopritalento è stato quello che possiamo definire un flash forward messo in campo con i diversi stakeholder che ci hanno accompagnato lungo questi tre anni, questi due lunghi anni accademici. Quindi il 17 luglio del 2019 ci siamo ritrovati presso il nostro campus con 18 scuole, il nostro fitto network aziendale, la Camera di Commercio, l'ANPAL, proprio per presentare il progetto che vede impegnati noi tutti e soprattutto per recepire gli input che poi ci hanno permesso di assestare attraverso questa triangolazione virtuosa i legami tra università, scuole e azienda. E poi a settembre siamo partiti con un momento importante già citato precedentemente, che è quello della formazione dei nostri tutor. Sottolineo un aspetto importante che rappresenta a nostro giudizio un punto di valore del nostro network Scopritalento: la formazione basata sul valore della multidisciplinarietà e del valore trasversale di molte delle attività che abbiamo effettuato. Infatti i docenti che si sono occupati della formazione dei nostri tutor sono docenti esperti in psicologia e mediazione culturale,
culturale, in comunicazione, esperti di didattica negli ambiti logico-argomentativi, logico-matematici, di comprensione di testi funzionali. Quindi abbiamo collaborato con i responsabili degli altri 6 POT realizzati nell'ambito dell'Ateneo, abbiamo collaborato con altri 2 POT che vedevano Nisa come capofila, oltre alle 7 squadre che invece hanno gestito i PLS Unisa. Il nostro tutor quindi ha acquisito conoscenze e competenze che si sono costruite su un duplice livello, diciamo, di formazione. Quindi oltre alla classica figura, diciamo, di tutor informativo, abbiamo lavorato molto affinché i nostri tutor fossero tutor metacognitivi, cioè in grado di dominare le dinamiche di gruppo mettendo in campo le competenze logico-matematiche, le competenze di tipo linguistico, comunicativo e di tipo trasversale. Infatti una pillola, diciamo, che abbiamo, una pillola formativa però molto verticale, molto interessante, che abbiamo inserito in questo percorso di formazione, riguarda proprio le soft skill che hanno visto in campo, o anzi sul palcoscenico, permettetemi questa metafora, anche esperti di tecniche teatrali riuscissero a costruire quelle famose abilità trasversali anche nel campo della comunicazione e della gestione del team di cui parlavamo prima. Ma sicuramente nell'ambito del nostro Ateneo il logo, l'etichetta Scopritalento è ormai nota a tutti, è famosa a tutti per i 6 progetti che abbiamo lanciato sotto l'egida Scopritalento e che nell'anno accademico 2019-2020 hanno visto il coinvolgimento di 130 studenti in presenza. I 6 progetti, vedete dalla slide come sono stati distribuiti all'interno delle 3 tipologie di laboratorio, ognuna delle quali è nata sulla base delle solide radici, diciamo, che rappresentano i nostri dipartimenti, quindi quello del management, della data science, dell'innovation. Ovviamente non abbiamo il tempo di approfondire tutti e 6 laboratori, ma vorremmo in questo momento soffermare la vostra attenzione su uno in particolare che rientra nel laboratorio Future Cup. Abbiamo proposto nel 2019 questo laboratorio dal titolo Impresa chiama, Università e Scuola rispondono, Innoviamo rispettando, che ha visto la prova provata, l'applicazione virtuosa di questi famosi legami tra scuola, università e azienda. Abbiamo selezionato un'azienda che fosse con la nostra università sintonizzata sui nostri valori, i nostri valori dell'etica, della responsabilità sociale, e che fosse rappresentativa dei professionisti che noi vorremmo formare. Si tratta di un'azienda MAF, azienda cartotecnica specializzata nella realizzazione di strumenti di comunicazione in carta e in cartone. Nelle nostre aule, ma soprattutto nelle sale e nei laboratori di questa azienda, hanno ospitato i nostri 130 studenti lanciando una challenge: progettare un nuovo gioco ecologico, un nuovo gioco completamente in carta, in cartone, in grado di stimolare la creatività, che avesse un prezzo massimo di 18 euro, che fosse vendibile sul canale online. I risultati, l'outcome principale di questo progetto. Innanzitutto abbiamo sperimentato in maniera efficace un mix di metodologie che coniugano il problem-based learning e il creative problem solving. Cosa hanno dimostrato e cosa abbiamo tentato di misurare con i nostri laboratori? La capacità di elaborare strategie di innovazione di prodotto, di processo e a volte di modelli organizzativi, la capacità di raccogliere e analizzare dati sia di natura quantitativa che qualitativa, la capacità di lavorare in team e le famose abilità comunicative. E poi arriva il fantomatico 4 marzo 2020, che per la regione Campania è rimasto lì in nero sul nostro calendario. Abbandoniamo il campus per iniziare a riviverlo solo a settembre di quest'anno.
L'Ateneo di Salerno, così come tutti gli altri Atenei, in cinque giorni si sono reinventati, ricalibrati, sono ritornati in campo e lo scopritalento non poteva rimanere in panchina. Infatti lo scopritalento è tornato in campo e devo dire con maggior vigore fisico e ideologico di prima. Infatti nell'anno accademico 2020-2021 siamo passati dai 6 laboratori a 9 laboratori erogati, gestiti dai nostri tutor, dai nostri esperti, dai nostri colleghi docenti, completamente online. Scusatemi. Da 130 studenti siamo riusciti a coinvolgere oltre 250 studenti. Anche qui vedete sulla slide la distribuzione di questi 9 laboratori e come ho fatto per l'anno accademico precedente, anche in questo caso voglio richiamare la vostra attenzione solo su uno dei laboratori, in questo caso rientrante nella classe Explora. Si tratta di un laboratorio intitolato L'economia a fumetti. Quindi abbiamo voluto ingaggiare una sfida ardua, davvero sfidante, e quindi abbiamo voluto riproporre l'approfondimento, l'utilizzo di questi linguaggi espressivi che meno multimediali rispetto a quelli dello scorso anno. Voi in copertina avete visto della slide, avete visto il nostro robottino Nisa Pepper che supporta lo sviluppo di diverse attività in diversi ambiti scolastici e manageriali. Noi abbiamo voluto fare una sfida al contrario, abbiamo voluto affidare la creatività, la capacità di leadership, la capacità di crescita ai nostri ragazzi attraverso lo strumento dei fumetti. Quindi vedete come sono riusciti a rappresentare in maniera sintetica ma anche molto creativa ed efficace alcune tematiche che sono di base per i nostri studenti di economia ma che sono state metabolizzate, rappresentate così come brevemente vedete. Quindi si è parlato di meccanismi di allocazione di mercato, incontro tra domande e offerte in prospettiva storica, si è parlato di dilemma del prigioniero, quindi vedete come tutte queste sono strisce che i nostri ragazzi hanno realizzato solo ed esclusivamente in digital working, rimanendo all'interno delle proprie stanzette durante il periodo più buio del lockdown. Quindi capacità di astrazione e di sintesi, capacità di resilienza e grande spirito critico unito al pensiero creativo. Quindi questo ovviamente ci sarebbe da utilizzare lo spazio di un altro convegno per raccontarvi tanti altri risultati e tante altre emozioni, diciamo, che abbiamo registrato con questo progetto Scopri Talento, che anche noi ci auguriamo possa continuare, perché l'obiettivo di destare la coscienza, l'obiettivo di creare nuovi talenti in questo momento storico è un obiettivo che tutti noi come università sentiamo molto molto caro e molto, molto forte. Quindi io ringrazio per l'attenzione e passo la parola alla collega Lavinia Parisi per un saluto finale. Grazie. Sì, grazie mille Gabriella. Io in realtà appunto volevo solo aggiungere pochissime parole, ribadire appunto che con l'intervento che avete appena ascoltato abbiamo solo cercato di riassumere le tantissime attività che siamo stati in grado di mettere in campo anche e soprattutto grazie ai fondi del progetto Scopri Talento. Questo progetto ci ha permesso di creare una rete organica non solo di scuole con le quali già attivamente collaboravamo, ma anche di partner istituzionali, di imprese e di collaboratori che ci hanno supportato nelle più svariate attività, compresi appunto tutti i tutor, studenti senior che siamo stati in grado di selezionare e formare. È stato quindi per noi fondamentale strutturare questa forma di orientamento attivo basato appunto sulle competenze di tipo trasversale e anche, come ha detto la collega, altamente multidisciplinari. Per questo ringrazio anch'io la rete di università e auspico ovviamente collaborazioni future. Questo mi sento appunto. Grazie. Grazie a Gabriella e Lavinia, complimenti per l'originalità, il laboratorio che ha portato a realizzare questi fumetti è davvero molto bello e potrebbe essere un elemento di novità che possiamo
introdurre, cercare di realizzare nell'ambito dei nostri laboratori. Personalmente l'ho trovato veramente, veramente carino e bello. Complimenti ancora. E infatti, stavo aggiungendo che infatti abbiamo creato un opuscolo che adesso utilizzeremo di divulgazione per le scuole, proprio con tutti i fumetti realizzati, quindi adesso a breve distribuiremo anche questo opuscoletto per le scuole. Grazie. Perché può diventare una sorta di appendice al manuale operativo del laboratorio, quindi sicuramente di uno strumento molto utile per, da utilizzare nel progetto. Complimenti ancora. Passerei a questo punto all'ultimo intervento della mattinata, all'Università degli Studi di Catanzaro, e passo la parola alla professoressa Maria Colurcio e alla professoressa Marianna Mauro. Buongiorno, spero mi sentiate. Sentiamo. Perfetto, buongiorno a tutti. Siamo qua io e Maria, la collega Maria Colurcio, e innanzitutto inizierò io ad introdurre brevemente le attività che abbiamo realizzato nell'ambito del POT. E innanzitutto ringrazio veramente i partner, il capofila. È stato un piacere, oltre che veramente un onore, avere avuto la possibilità di lavorare con voi. Vi ringrazio a nome mio per quello che è stata la crescita, insomma, come coordinatore, ma sicuramente a nome di tutti gli studenti che hanno avuto la possibilità e la fortuna di poter beneficiare di un progetto così importante e così valido. Dunque, io e la collega Maria, che è il coordinatore del corso di laurea in economia aziendale presso l'Università di Catanzaro, abbiamo concordato, insomma, di far parlare fondamentalmente le esperienze dei ragazzi. Infatti la nostra presentazione sarà breve, poi ci teniamo a farvi vedere un prodotto realizzato proprio da una delle scuole partecipanti, perché io preciso che in questo momento le scuole che hanno partecipato al progetto ci stanno seguendo attraverso il canale Facebook. Le attività che noi abbiamo svolto. Allora, anche noi, come i colleghi di Salerno, abbiamo cercato di svolgere, così come previsto dal POT, dal progetto, una serie di attività trasversali con gli altri progetti attivi presso l'Ateneo, in particolare un altro POT e un altro invece nell'area delle lauree scientifiche. Abbiamo organizzato delle giornate di accoglienza per i ragazzi, che abbiamo chiamato, insomma, come in altri casi, matricola day, finalizzata proprio all'accoglimento delle matricole, oltre che ad un orientamento in ingresso rispetto a quelli che sono stati i contenuti quelli che erano i contenuti del corso di laurea. Insieme a matricola day abbiamo quindi, che rientrava nelle attività di orientamento in ingresso, abbiamo svolto anche una serie di orientamenti in itinere, per esempio gli open day destinati alle scuole, sia a quelle partecipanti sia insomma a scuole del territorio della regione in particolare. Tra le altre attività che rientrano fra l'orientamento in itinere, abbiamo potuto realizzare lo sportello digitale, cioè attraverso le risorse del POT abbiamo avuto dei tutor, di cui parleremo tra un attimo, che dopo la formazione sono rimasti a disposizione sia degli studenti svolgendo un'attività di orientamento in itinere estremamente rilevante, ma anche a disposizione degli studenti che avevano intenzione di iscriversi proprio nei periodi precedenti a quello delle immatricolazioni. I laboratori, andiamo allo specifico. Noi abbiamo coinvolto 7 scuole, come vedremo tra poco, un numero importante di ragazze e ragazzi che hanno partecipato attivamente ai nostri laboratori, e lo abbiamo fatto con lo strumento dell'alternanza scuola-lavoro. Quindi il nostro Ateneo ha stipulato nell'ambito del POT Scopritalento gli accordi con le scuole che hanno proprio sfruttando questo strumento, quindi l'alternanza scuola-lavoro. I laboratori che noi abbiamo realizzato, abbiamo messo in campo i 3 laboratori, l'Explora, il Future Cup e l'Obiettivo Lavoro, ma lo abbiamo fatto scegliendo un approccio trasversale. Mi spiego, abbiamo inserito nelle stesse classi studenti di terza e di quarta, di terzo e quarto anno, ovviamente concentrandosi in maniera particolare
sulle terze e sulle quarte sugli specifici output richiesti. Mi spiego. Il punto più rilevante per le terze classi era la visita in azienda e abbiamo svolto una visita in azienda di cui parlerò tra un attimo, e invece le quarte classi sono state coinvolte nell'elaborazione del video che tra poco vedremo. Il nostro progetto l'abbiamo disegnato volendo favorire un aspetto ben specifico, che è quella della collaborazione tra il mondo dell'imprenditoria e quello dell'istruzione, università e scuole superiori. Può tanto dire che forse è stato un programma di educazione imprenditoriale, ma come vedrete dai risultati conseguiti, potrete effettivamente percepire questo, che la scelta dell'impresa, la visita in azienda delle classi ha favorito proprio quella che è uno scambio di sinergie tra il mondo della scuola e l'impresa, che ha chiesto ai ragazzi nell'ambito dei laboratori una specifica ha formulato ai ragazzi una specifica richiesta. L'azienda che noi abbiamo selezionato è l'azienda Delizie di Calabria, che è un'impresa con sede nella provincia di Catanzaro, ma è un'impresa, possiamo dire, di rilievo internazionale, poiché è presente sui mercati europei e anche su quelli statunitensi attraverso la vendita dei propri prodotti. Delizie di Calabria è una realtà estremamente rilevante sul territorio che si occupa di conserve di prodotti tipici calabresi, quindi va dai peperoncini piuttosto che alle verdure, fa la sua attività tipica è quella delle conserve. I ragazzi, come dicevo, sono stati in azienda, hanno potuto vedere la realtà, hanno potuto viverla, ma nell'ambito in particolare dei laboratori l'azienda ha fatto una specifica richiesta ai ragazzi e ha chiesto di sviluppare un video promozionale rispetto ai prodotti e come vedremo tra poco i ragazzi si sono impegnati veramente tutti realizzando dei prodotti di ottimo livello. Anche noi, come chiaramente siamo stati coinvolti, siamo stati travolti dall'evento pandemico con la sospensione delle attività, che comunque siamo riusciti a portare a termine attraverso, chiaramente, inventandoci nuovamente con tutti gli studenti e lavorando da remoto. Ogni laboratorio Explore Future Cup è durato circa 20 ore con la supervisione di docenti e tutor esperti. Anche noi, tra i punti più rilevanti di questo progetto, c'è stata la formazione dei tutor. La formazione dei tutor però è avvenuta attraverso il supporto dell'attività di coaching, perché anche noi abbiamo scelto di coinvolgere nell'ambito del progetto un coach. Il coach si è dedicato in particolare allo svolgimento del laboratorio obiettivo lavoro destinato esclusivamente alle quinte classi e si è occupato sia di svolgere laboratorio obiettivo lavoro sia della formazione dei tutor, quindi anche per noi uno dei punti di forza è stato la formazione dei tutor esperti che poi hanno affiancato i ragazzi nello svolgimento dei laboratori Explora e Future Cup. Un po' di numeri prima poi di dare la parola alla collega Maria Colucci e di vedere insieme il video, uno dei video che i ragazzi hanno realizzato, e ci scusiamo sin da subito con tutti gli altri che non riusciamo, con tutti gli altri insomma gruppi, perché non possiamo proiettare tutti i risultati e i video prodotti, ma ne abbiamo scelti solo uno. Hanno partecipato sette scuole, in particolare 240 studenti, di cui 146 degli istituti tecnici e professionali e 94 dei licei. Abbiamo coinvolto pertanto tre licei scientifici e una serie poi di istituti tecnici e altri 4 istituti tecnici professionali, sempre nella provincia di Catanzaro.
Ecco, io passerei la parola alla collega Maria Coluccio per delle informazioni rispetto a quello che è stato l'effetto del progetto Scopri Talento proprio sulle performance del corso di laurea. Prego Maria. Grazie Marianna. Dunque, buongiorno a tutti. Io lasciatemi portare i ringraziamenti come presidente del corso di studio in economia aziendale, i ringraziamenti del nostro rettore, del nostro direttore di dipartimento per il coinvolgimento in questo progetto. Quindi ringrazio tutti i partecipanti a questo POT, l'Università di Torino, ma soprattutto lasciatemi ringraziare gli studenti delle scuole superiori che abbiamo coinvolto, i docenti con i quali ci siamo interfacciati e con i quali abbiamo svolto un lavoro corale e armonico. Dunque, prima di andare a parlare brevemente della ricaduta in termini di numeri di questo progetto Scopri Talento, volevo parlare di come il progetto Scopri Talento, entrando in un percorso culturale che insieme a Marianna Mauro, che mi ha preceduta nel ruolo di presidente del corso di studio, un percorso che già avevamo delineato. Diciamo che a livello abbiamo incorporato la metodologia Scopri Talento, in modo particolare la modalità laboratoriale, all'interno di due corsi che sono l'uno fondamentale e l'altro a libera scelta all'interno del corso di studio, e sono il corso di marketing ed il corso di gestione dell'innovazione. Col corso di gestione dell'innovazione, applicando la modalità la metodologia Scopri Talento e con il coinvolgimento di imprese del territorio, abbiamo lanciato degli autentici contest con i quali i giovani studenti universitari, aiutati dai tutor dei corsi di studio, sono riusciti a portare avanti dei progetti. Questi progetti, che hanno appunto partecipato a un contest, sono stati premiati, e i premi hanno rappresentato uno stage da parte dell'impresa che aveva chiesto di risolvere uno specifico problema, uno stage che li ha ospitati al proprio interno. Inoltre, diciamo, in termini di follow up, siamo rimasti molto legati e molto usiamo la metodologia dello sportello, che durante la pandemia è stato digitale e che oggi continua a svilupparsi nella duplice modalità. Già dall'inizio di settembre abbiamo ripreso le nostre attività di tutorato in itinere per appunto dare una serie di indicazioni agli studenti, non solo in relazione alla preparazione di esami e di aiuto nel corso universitario, ma soprattutto con una proiezione esterna, quindi supporto nella preparazione per colloqui di lavoro e supporto soprattutto per la scelta di imprese e organizzazioni dove sviluppare tirocinio che è curricolare e che prevede anche la modalità, attraverso una collaborazione con gli uffici Erasmus, una modalità di sviluppo all'estero. Dunque, in termini di numeri, a che cosa ci hanno portato? E questo, diciamo, è con un certo orgoglio, perché che lo diciamo con l'orgoglio che riguarda non solo una ricaduta in termini di numeri, in quanto abbiamo avuto un incremento delle matricolazioni, e per noi che viviamo in un territorio che soffre molto la competizione di atenei vicini, che tra l'altro in periodo pandemico hanno anche adottato delle politiche tariffarie che sono state di forte impatto, abbiamo aumentato le matricolazioni. Ma dicevo, il nostro orgoglio è soprattutto in quanto, come dicevano già i colleghi che ci hanno preceduto, Scopri Talento ci ha consentito di alimentare quel bacino di professionalità, di competenze e risorse umane che è rappresentato dai nostri tutor. Questi tutor che stanno crescendo e rappresentano una risorsa importante per il nostro corso di studi. Quindi dicevo, è migliorato il nostro livello di immatricolazioni, e questi sono dati che ci vengono proprio dalla scheda di monitoraggio annuale che è stata anche già
data dal nostro nucleo di valutazione, e abbiamo anche migliorato il gap rispetto all'area geografica di riferimento. Mi spiego meglio: siamo diventati più attrattivi, e non è un caso infatti che siamo stati già contattati dalle scuole e anche da scuole che non avevano partecipato al progetto, che ci chiedono di poter sviluppare nuovamente elementi di questo tipo. Inoltre, il progetto POT Scopri Talento ha innescato anche a livello di territorio un ciclo virtuoso, per cui le stesse scuole si sono fatte promotrici di questa metodologia. Infatti una scuola, il liceo Galluppi, l'istituto Galluppi di Catanzaro, nello scorso giugno ha organizzato una piccola startup dedicata agli allievi della scuola, coinvolgendo anche l'università, nella quale ha dato vita, con la partecipazione di Confindustria, Commercio e di una serie di stakeholder locali, ha dato vita a un altro contest in cui i giovani venivano stimolati a produrre progetti con il supporto da una parte degli imprenditori che li hanno accolti nelle loro imprese e dall'altra parte dell'università. Quindi ancora grazie per tutto quello che ci avete consentito di fare, e perché poi noi viviamo in un territorio in cui iniziative di questo tipo hanno un valore estremamente forte, non solo in termini di rilevanza diciamo ai fini dell'educazione e dell'illustrazione, ma anche in termini sociali, quindi di sviluppo sociale, territoriale e quindi economico. E direi di non rubare altro tempo per stare nel nostro slot. Se Marianna vuole, anzi se la regia vuole lanciare il video. Prego. Grazie. Ragazzi, stasera non ci sono. Che gli dici di mangiare insieme stasera? Sì, guarda un po' cosa c'è nel frigo. Guarda un po' cosa ho trovato. Il pesto calabrese. Questo starebbe bene con le scilatelle che ha fatto oggi mia mamma. Guarda un po' cosa ho qua. Cipolla caramellata e peperoncini ripieni con tonno. Piacciono tanto a mio fratello di 9 anni. Sì, perfetto. Ma non mi convince tanto. Sì, sei uscita bene, basta, mi fai ridere la foto. Cri, sgranocchiamo qualcosa. Ma non è che sono arrivati i tuoi? Oddio, vado a vedere. Sorpresa, ci siamo voi! Thank you.
Ecco, grazie. Dunque, abbiamo voluto condensare con questo video il fatto che i nostri ragazzi si siano messi in gioco e quindi vedere anche che cosa sono riusciti, no, ad ottenere con un grandissimo entusiasmo, risolvendo poi tutto anche in un periodo che non è stato, come dicevano le colleghe di Salerno, un periodo ottimale. Quindi li ringrazio ancora una volta e mi scuso con tutte le altre classi per le quali non abbiamo proiettato. Grazie Marianna, grazie Maria, bellissimo video di chiusura che ci introduce anche l'ora di pranzo, le cipolline caramellate sono ci hanno messo un certo languorino anche qui in sala, quindi grazie. Permettetemi di chiudere questa mattinata con un aspetto di comunicazione che abbiamo curato in quest'ultimo anno, che è il logo Scopri Talento. L'avete visto raffigurato nelle slide, è passato più volte durante la mattinata. È un logo che il cui visual rappresenta quattro elementi che guardano in direzioni opposte, che vogliono sintetizzare in qualche modo l'unione, la collaborazione tra gli studenti, tra i tutor, in un'ottica di collaborazione e di inclusione. I quattro colori che vedete raffigurati si riferiscono al progetto nella sua interezza, il colore blu, e ai tre laboratori, il verde, laboratorio Explora, il giallo, il laboratorio Future Cup, e il magenta, laboratorio Obiettivo Lavoro. La speranza e l'auspicio che questo logo veda nei prossimi anni una presenza anche in altri atenei, in maniera da renderlo una metodologia consolidata e applicata in tutte le scuole superiori. Io con questo vi ringrazio tutti i nostri ospiti, ringrazio le scuole che ci hanno seguito, ringrazio le aziende, ringrazio tutti i partner che hanno collaborato e che sono stati con noi questa mattina, nella speranza di poterci incontrare nuovamente il prossimo anno per raccontare nuove esperienze, nuovi progetti e l'evoluzione di una metodologia che ha sicuramente ancora tanto tanto da raccontare. Grazie ancora e buona festa di ogni santi a tutti. Grazie. Ciao a tutti. Grazie ancora, buona giornata. Complimenti. Complimenti a tutti. Grazie a tutti.